giochiamo d'anticipo e diciamo tutte le parole che sicuramente diremo nel 2021. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno, rispetto, bellezza, porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Amore, abbracciami. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Baciami. Ma vaffanculo. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Allora, siamo pronti? Ricominciamo. Ricominciamo. Buon anno da Radio CRC Targato Italia. Eccoci qua, allora siamo tornati così come eravamo, Capasso, più o meno. Da qui siete bellissimi, ecco. Vi stiamo fotografando. Una molto Royal Rumble, bene. Mi sembra. Ma caspita, ragazzi, sai Giuliana, è un'esperienza nuova. Faccio la radio con tutta sta gente a gola. Calma. Adesso, attenzione. Dalle parole addosso alla gente addosso è un attimo. Allora, perché... ci colleghiamo con la bellissima Nola, dove fino alle 17:30 Masterfest. Fatemi un applauso, fatemi un applauso, voi che siete in tanti. Fammelo vedere, dove sta? Grande, canale 620, grazie. Eccolo. Oh, Sepe. Puoi anche lasciare solo Cinitorio, grazie, scusate per ora, come vedete è tutto Vittorio. Puoi anche lasciare che meraviglia, ecco. Ragazzi, ma che meraviglia d'uomo, veramente. Io allora in arancio poi togli me. Scusate ragazzi, ecco, grazie, benissimo. Metti loro. Ecco, dicevo, scusate. Questo fa capire che tra un po' partirà qualcosa di organizzato. Veramente in maniera meticolosa, ma ovviamente con non pochi punti interrogativi. Mi sentite? Benissimo. Mi fa piacere, anche perché guardate, ve la faccio salutare prima di poterla, visto che tu la ami particolarmente, e lo dico agli amici CRC, dopo le faccio la presentazione ufficiale, ma come si fa nel pre-festival di Sanremo, vorrei qui al mio fianco la splendida Mary Esposito, quella che tu ami particolarmente. Un applauso. Signori, Luca, mi permetti di fare una sigla per Mary Esposito? Grazie. È l'unica napoletana entrata in un attimo nel cuore di tutti noi, perché è una grandissima anzavata. Bene. Artista, il nostro Petraroli, illustrissimo, magnissimo, che la grande avrezza, grazie. Ecco la risposta pronta della nostra Mary Esposito. Allora, per tutti gli amici che ci stanno già seguendo, voglio dire, caro Petraroli, caro direttore, a tutta la squadra riunita lì, che noi da questo momento in poi e fino alle 17:30 saremo in diretta contemporanea da Radio CRC, quindi sui 100 e 500, dall'app di Radio CRC, dal sito radiocrc.it, saremo sul canale 620 del digitale terrestre e ancora saremo su tutte le piattaforme, me la rido crew, su tutti i Facebook dei punti expert, grandi e meravigliosi fautori di quanto andremo a vedere e a fare insieme. Canale 88, Video Nola. Digitale terrestre. E anche perché tu sai che è una TV digitale ufficiale del nostro paese, dove ogni anno succede questo e dove, essendo nuovo arrivato, ma spero con non meno importanza, a Radio CRC, volevo portare un po' di Nola anche nel Capodanno Nolano, che non è secondo nessun Capodanno, caro direttore. Bravo. Tra l'altro saluto, voglio salutare tutto il staff tecnico di Video Nola, che da anni fa veramente un ottimo lavoro, state lavorando anche voi come noi. Allora, noi ti lasciamo, da questo momento in poi fai quello che ti pare, ma quindi fammi capire, Mary Esposito sarà per te quello che Elodie sarà per Amadeus? Esattamente, direttore, come infatti io proprio quest'oggi ho rifiutato l'invito per presentare il Capodanno di Shanghai, ho dovuto rinunciare poi anche a quello di Dubai. Però sta tutta a Shanghai, vedi, sta tutta a Shanghai e quindi ha voluto essere qui con me. Bene, un saluto da tutta la squadra di CRC, grazie. Posso subito dire che ve lo voglio dire perché lo preannuncio, perché molti di voi lì presenti non hanno ancora potuto sapere oggi chi avremo come ospiti. Un parterre veramente straordinario, io non li ricordo tutti, ma vi posso dire, tra i tanti avremo Clementino, Andrea Sannini, Peppino Di Capri, Ciro Giustiniani, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, Fabio Marotta, e ancora Gli Arteteca, Peppe Iudice, Biagio Izzo, Mary Esposito, Raffaello Pazzi, Carolina Luca Sepe e
e ancora Peppe Iodice, Peppe Laurato, Diego Maradona, Maradona Junior, quanti, Lello Musella, Rosalia Porcaro. Ma Diego è qui, scusami, Diego, come fai a stare qua? Io dovrei stare in diretta alle 16:21 con Luca Sepe. Lui mi sembra più Ray Charles in questo momento. C'hai distrutto. Ragazzi, veramente grazie di cuore. Grazie. Prego la regia, tra le altre cose, di contattarmi gli Artetica, perché sono tra i primi ad aprire e non li vedo ancora, così magari ci muoviamo. Grazie Petraroli, grazie Radio CRC. Un bacio. Grazie di cuore, grazie. Vattene che ti devo presentare. Me ne vado. Allora, ragazzi, siamo in diretta, ben ritrovati, buon pomeriggio per gli amici che ci ascoltano dalla radio, per gli amici che ci seguono dai canali televisivi, dal canale 620 di CRC, dal canale 88 nel digitale terrestre Video Nola. Questo è The Expert Show. The Expert Show è un'iniziativa che noi da molti anni regaliamo alla popolazione limitatamente a Nola e zone limitrofe, ma poi viene a trovarci tutta la Campania, perché diventa un concerto di pomeriggio di fine anno veramente straordinario. Noi lo facciamo di pomeriggio, è sempre stato anche un po' il nostro motto, no? Come si dice, Capodanno con chi vuoi, ma il pomeriggio stai con noi, o qualcosa di simile. Ma sono emozionato e abbiamo tanto da fare. Io vorrei invitarvi tutti a condividere questa diretta. Siamo in diretta anche su tutti i Facebook dei vari punti Expert, perché quello che era un Expert Parente Show e Trilox e gruppo Expert New Electronics si estende agli amici ai quali tributo un grande applauso: Expert Mallardo, Expert Napoli New Electronics, Expert Parente, gruppo Expert Somma. Allora, io sono veramente molto emozionato, perché staremo insieme fino alle 17:30, avremo grandi ospiti come citato, potete commentare in diretta attraverso i nostri social e metteremo i vostri commenti in diretta, avremo inviati esterni, ma prima la presento ufficialmente, prima di sederci sul divanetto qui di casa Expert per The Expert Show, la bellissima Mary Esposito. Grazie mille, grazie a te, grazie agli amici di Expert, agli amici di CRC, ma soprattutto a te che hai organizzato tutto questo. Ti do la cartellina, perché la tu sarai cartellina rossa. Non potevo farti fare solo la madrina, perché tu sai fare tante cose, e allora io ti io prego di accomodarci. Bene, sono Napoli, no una signore, no, siediti, no, no, siedo, cominciamo alla grande. Allora ragazzi, sono le 15:07, noi abbiamo veramente tantissimi ospiti e quindi attendo ovviamente che si colleghino, perché sapete, sarà veramente una maratona, sono tante le persone coinvolte in quanto stiamo in questo momento facendo. Mary, vorrei ovviamente, nell'attesa che tutto vada alla grande, che si colleghino i nostri ospiti, perché dobbiamo dare il tempo anche alla regia, certo, di poter distanziare, un tuo pensiero su quanto siamo riusciti ad organizzare in poco tempo e sul gruppo Expert, che anche quest'anno non ha voluto lasciare le varie popolazioni dei vostri diciamo dei loro punti vendita, sì, rispettivi. Luca, sì. Credo che sia un'iniziativa straordinaria. Credo che l'iniziativa sia straordinaria, soprattutto perché secondo me qualcun altro al loro posto avrebbe detto vabbè, guarda, facciamo l'anno prossimo. Invece no, nonostante la situazione, nonostante le emergenze che stiamo vivendo, il distanziamento e quindi la mancanza di eventi nelle piazze e non solo, loro hanno comunque permesso di fare un qualcosa di speciale per salutare finalmente questo 2020 e richiamare alla grandissima il 2021. Quindi facciamo un applauso agli amici di Expert, noi ci siamo qui, siamo pronti per divertirci insieme. Un applauso a Mary Esposito. Allora, devi sapere che tutti gli artisti, e non solo quelli che ci sono già stati nel nostro Expert Show negli anni passati, che veramente ha portato gli artisti nazionali e non solo sul palco di Nola, che quest'anno si estende al palco del web, della TV e di tanti altri, ci sono tra i rappresentanti della comicità campana più attesi e soprattutto più apprezzati. Noi abbiamo preparato una mini clip per ricordare il loro momento nell'Expert Show e poi ce li abbiamo in diretta. Ah, l'abbiamo direttamente in diretta? Perfetto, attenzione. Allora, signori, scusate, il bello della diretta, siccome fremevamo dal farveli vedere, esatto, in diretta, voglio un grande applauso per i miei amici. Dimmi regia, cioè, abbiamo qualche problema? No, perché io non vedo sotto l'ultima persona, perché vedo un collegamento, se non me la fai vedere non riesco a vedere chi è. Perfetto. Ah, quindi stanno arrivando gli ragazzi, ecco, come vedete noi dobbiamo anche rispettare gli artisti, questo lo voglio dire, perché sono artisti che hanno veramente prestato il loro intervento di oggi per poter in qualche modo omaggiare il gruppo Expert, che si è prodigato affinché si potesse anche quest'anno festeggiare in qualche modo. Io prego la regia a questo punto di passare anche ad ospiti successivi, così che ci si possa collegare. Io attendo ovviamente che si possa fare. Voglio ringraziare ovviamente Radio CRC Targato Italia, assolutamente, voglio ringraziare sì, Video Nola. Voglio ringraziare tutti i
gli amici e soprattutto i punti vendita expert di questo grande gruppo, di questo grande quartetto di gruppi expert che si sono riuniti. Ma anche tutte le persone, Luca, consentimi di dire, che in questo momento ci stanno guardando. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, magari dopo dalla regia mettiamo in evidenza qualche commento, così possiamo anche ovviamente vedere gli amici che attendono insieme a noi gli ospiti. Cristina Mazzariello dice tanti auguri. Ciao Cristina, tanti auguri a te. Ciao Cristina. Immacolata D'Alessandro, ciao Mary, ti adoro, mi regali tanti sorrisi. Grazie Immacolata, grazie anche di per cuore, non avermi veramente calcolato. Ma io ci ma sto, zio Gianni e zia Lucia, buongiorno Luca, buongiorno immancabili, Mary. Immancabili, grazie. Nel frattempo mi dicono, mentre Peppo Rap ci scrive, ci dicono che gli ospiti stanno per arrivando. Perfetto. Per arrivare, scusate. Un saluto da Mugnano del Cardinale. Ciao Peppe. Peppo Rap, hai capito? Peppo. Mimmo Esposito, omonimo di un altro grande attore che salutiamo. È vero, oggi è vero. Non sarà con noi, ma ne sono davvero tanti. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Ciao Aurora, sei sempre gentilissima, grazie. Fantastico. Ma io tra l'altro, Luca, mi ricordo, perché ovviamente l'anno scorso c'era anch'io con te in piazza. Sì. E sì, c'erano 15.000 spettatori. 15.000 soltanto di quelli che erano presenti fisicamente in piazza, ma ce n'erano molti altri che ci hanno guardati dai social, che ci hanno guardati da Videonora, che è sempre stata TV ufficiale di questo evento, che ormai è alla sua quinta edizione, non voglio sbagliare, la regia è impegnata, ma sicuramente sì, alla quinta edizione, perché lui poi la regia è stata con me per tutti gli anni. Tanti sono ovviamente gli amici coinvolti. Allora, abbiamo ancora qualche commento nell'attesa che possano entrare i primi ospiti di oggi. Io ho cercato di essere categorico con gli orari proprio per permettere a tutti veramente di dedicarci qualche minuto. Attenzione, ce l'abbiamo, abbiamo anche il contributo, vero regia? Ok, perfetto. Restiamo sul fatto che non c'è un contributo. Io mi alzo, perché per me è un grande onore presentare, cara Mary Esposito, loro sono due amici, gli Arteteca. Eccoli qua. Monica e Enzo, come state? Ciao. Non vi sento. Ma come non ci senti? No, alza, non mi sento. Alza il volume del telefonino, alza il volume. Parla vaganta, parla vaganta. Ci senti adesso? Aspetta. Ragazzi, ovviamente ce lo dovevamo aspettare che potesse esserci, certo, qualche problema tecnico, ma stiamo ottimizzando la mandata. Monica, proviamo a farti uscire, a farti rientrare, ok? Aspetta, non la muovete. Ci sei? Ci senti? Ecco, ti sento! Un applauso, sento, Monica, un applauso a te! Ciao Monica! Ciao! Monica! Allora, come potete notare, sono sola! Che è successo? Dov'è la tua dolce metà? Ti faccio vedere, aspetta. Che bella casa, complimenti! Ma che, sono 50 metri qua! Va bene, ma è un nido d'amore che ci sta bene, dai! Guarda dove sta. Ciao Enzo! Ma perché è stata dormendo, voglio sapere? Sì. Ma stiamo cercando disperatamente. In realtà, Monica, possiamo dire che questa è una copertura. Tu in questo momento non vuoi far vedere che hai litigato con Enzo, perché effettivamente quando hai saputo che la mamma deve venire a mangiare a casa, si chiudono pochi in tilt. Guarda, ti dirò peggio. È successo proprio l'impossibile, che in realtà siamo noi che stasera andiamo a casa della mamma e dormiamo là. Oh, ma no! Ci vuole un applauso al coraggio! Un applauso al coraggio della nuora! Monica, allora non vogliamo rubare tempo alla vostra intimità, ma noi ci tenevamo ad avere i vostri auguri, soprattutto per il grande expert show, dove anche voi, come tanti artisti straordinari dell'eccellenza campana, siete stati ospiti. E allora io vorrei che la bellissima Monica, che oggi vedo al naturale, credetemi, è davvero ancora più bella di quanto solitamente vedo. Monica, i tuoi auguri per Radio CRC, per Videonola, per Nola e per il gruppo Expert, tutto questo grande gruppo Expert. Ragazzi, battiti! Tanti, tantissimi auguri che questo 2021 finalmente ci possa regalare un po' di normalità, perché l'abbiamo appena scritto sui nostri social, questo 2020 veramente è stato un anno e mezzo. Mamma mia! Monica! Proprio 2020! Bu-bu-bu! Ciao, Monica, un bacio forte, tanti auguri e un bacio grande alla vostra splendida Sara. Ciao.
Viva gli Arteteca! Grazie, grazie di cuore, ciao! Fantastici, favolosi, tra l'altro regia, io vedo qualcun altro che è già pronto, non e lo lasciamo dire, lì. Non voglio dire di chi si tratta. Lo lasciamo lì perché lui, lo voglio dire, non solo lui è un grande amico di Radio CRC, di Mostoca, che è la mia trasmissione, che spesso e volentieri ci sei anche certo. tu, purtroppo il Covid ha rallentato un po' i ritmi, però... Questo amico che vado a presentare è un grande amico del gruppo Expert, quindi è stato presente praticamente a quasi tutte le feste sì, organizzate. Anche l'anno scorso, infatti, tu sai che io sono il direttore artistico, lo dico con grande orgoglio, di questo meraviglioso gruppo campano, ma lui è un vero amico, cioè praticamente in tutte le feste e non poteva mancare neanche al Capodanno dello scorso anno. Anzi, te ne faccio vedere subito una frazione e poi lo chiamiamo in diretta. Vai. Vediamo chi c'è tra poco in diretta con noi. Condividete. Non vuole mangiare la mamma, non insisto, lascia sta. A noi siamo bambini, farò 4 bottiglieri, 5 omogenizzati, 6 fette biscottate, una fettina di salame piccante perché un bambino ha da assaggiare cose. Se gratuito non vuole niente, chi ha mamma ravoglio, gratuito non riusciamo alla porta, pronto soccorso. Ci ho detto, un bambino che te, signora, perché quello che si è mangiato un bambino ne voglia una sigaretta. Se il bambino al nord fa una marachella, la mamma lo manda a letto senza cena. Lo guarda e dice, Andrea, a letto senza cena. Andrea, zitto e muto, va a letto senza cena. Ad un caso senza cena, vai giù, non esiste proprio. Ad un caso prima da mangiare, poi da mangiare. Quando eri vicino, si va a tavola che mangiava, mamma girava attorno a tavola e diventava Salvatore Conte Gomorra, mamma. Ma guardate, dice, mangia mamma, mangia. Ma che finito di mangiare, mamma, da c'è. Da già rimane in terra. E mangiavo, mangiavo, aspettavo che qualcuno la salvava. Niente, gli era a buscare. Solo che mamma non è che veniva e mi batteva. La madre è tutta una trasformazione sola, prima tremava la coscia. Poi iniziava a mordere le dita emettendo suoni satanici. Tu curava la capa. Terza fase autoflagellazione. Mamma c'è perché. Dice che sei in quella S. E ma che a me che succede? Giro ma mamma stuppiamo, ciao, cerchiamo altri mani. Ma ieri da cucina l'avevo obbligato a cucciare. Live straordinario Ciro Giustiniani, lo vedo già Fantastico. Collegato. Ma, ragazzi, buonasera Ciro, una buonasera. No, grazie ragazzi, sono amico, ma prima di entrare in merito, ma è mai possibile che facciamo tutto fatto coppo palco? Ti manca? Quanto ti manca? Sì. Io lo voglio sapere. Ciro, nel frattempo voglio ringraziare le persone che ci stanno guardando, che solo dai social sono diverse centinaia, sì. Quindi stiamo facendo un hype di pubblico. Voglio ricordare che ci sono ospiti del tuo calibro, al tuo pari, per esempio, ecco, un'equazione esatta. Chi sta al calcio come Ciro Giustiniani sta allo spettacolo? Avremo Fabio Cannavaro, ti rendi conto Ciro? Sì, sì, infatti pure io sono campione del mondo del cabaret. No Luca, sono un amico di Expert che ho vedendo anche il video ho capito pure perché mi tiene, perché ovviamente è un fisico in un frigorifero che si muove, non è che fosse malamente. Ciao Mary, ciao Luca. Ciao Ciro. Ciro, visto che io e te abbiamo la fortuna di sentirci anche con una certa frequenza, perché mi onori spesso della tua presenza. È quella di Radio CRC la frequenza. Bravo, bravo. Allora io vorrei che tu, in qualche modo, visto che la gente si aspetta da te sempre le scene di vita vissuta, in questo caso casalingo, vorrei in qualche modo il Ciro casalingo come si prepara al 31 di dicembre, quindi al cenone straordinario di stasera. Allora, in altri tempi, ora si è un po' ridimensionata la cosa, altri tempi, però parliamo quella di oggi, altri tempi era sveglia alle 6, ora invece si sveglia anche alle 8, più con calma, con un allenamento tipo alla Zeman, si è fatto un po' di corsetta, ritiro pane, pesci, eventuali crostacei, messa fuori dai mobili di bottigliame, messe fuori al balcone a prendere un po', però ben distanziate, fuori al balcone a prendere le fresche, perché è meglio fritte fuori che fritte dentro la vivere. Preparazione, taglio di eventuali salumi, taglio di pane e preparazione, una volta si faceva, preparazione ora a bottigline e champagne, quelle che cacciano i coriandoli. Invece una volta, quando ero bambino con mio nonno,
questa giornata si andava scavando nei mobili a preparare tutta roba vecchia che si era detta a bascio. Sei un grande, sei un rito antico e medievale che ora fortunatamente non facciamo più, anche perché per due motivi: uno perché è un rito incivile, e uno perché veramente non ci stiamo più niente, perché ormai stiamo un attimo riflettendo su questa cosa. Ciro, ma, tu dimmi, però ci hai abituati anche a guardarti alle prese con il cibo. E quindi insomma sei stato protagonista anche di fortunate trasmissioni, sei l'ufficiale caratterista della buonanima del grande Don Antonio, quindi hai a che fare col cibo. Chi voglio sapere particolarmente tu stasera? Cosa mangi? No, abbiamo chiamato Globo. Va buh, paga pigliai, va buh. Ciro, ti vogliamo troppo bene. Io veramente ti voglio ringraziare a nome del gruppo Expert, anzi voglio i tuoi auguri specifici per questo grande gruppo e per gli amici che ci seguono dal web, dalla TV e dalla radio in questo momento. Allora, io voglio voglio augurare prima di tutto all'amico Luca, a Mary, al gruppo Expert e a tutta la paranza, parlando un tema di, certo, di Gigi, di paranza, che tu sai di che Gigi. Facciamo sede a Capo a Nola e tu sei barrese, lasciamelo dire, non voglio usare il termine secondo, però anche lì Gigi sono importanti. Sì, sì, anche perché Nola è la mamma delle feste. Io vorrei augurare a tutti un buon 2020, un buon 2021. Abbiamo perso Ciro nel finale? Sì. Mi senti? Avevamo perso nel finale, l'ultima parola c'era sfuggita. È importante il 2021 che pur se pigli un gratta e vincere gli euro, già è successo qualcosa. Sarà più facile. Incrociamo le dita e andiamo avanti. Un bacio e auguri a tutti di salute. Prima di tutto. Grazie, ciao, grazie Ciro, auguri, ti vogliamo bene. Grazie. Ciao. A The Expert Show c'è anche Ciro Giustiniani, io ritorno in studio, guardate Luca, quanto è bello questo studio. Luca, amore, a parte la bellezza di questo studio, ma io mi sento emozionata. Perché? Non solo per quello che stiamo facendo e per quello che sei riuscito a fare insieme agli amici di Expert, agli amici di CRC. E allora perché stai emozionata? Per il prossimo ospite. Però ce lo teniamo un attimo buono perché prima dobbiamo salutare alcuni amici proprio a proposito del gruppo Expert che ha permesso tutto questo. Voglio in diretta alcuni collaboratori, ma soprattutto direttori del gruppo Expert e dei rispettivi gruppi, insomma Mallardo e Parente, che include anche il gruppo New Electronics. Chiamerei, se ce l'abbiamo in diretta, Emanuele. Emanuele dal gruppo Expert di New Electronics, buonasera Emanuele, come stai? Da San Giuseppe. Ciao, buongiorno, purtroppo non arriviamo, che sono gennaio, insomma. Non ti preoccupare, un velocissimo augurio da parte tua per tutta la clientela di Expert San Giuseppe. Innanzitutto ringraziamo tutti i nostri clienti che in questo anno difficile hanno tramite e facciamo una di buon 2021. Va bene, vi sentiamo poco ma salutateci con le manine, mi raccomando, ciao e buon anno a tutti, ciao 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 ciao. Mary, velocemente dal gruppo Expert Somma dovremmo avere in collegamento un altro Antonio, direttore. Antonio, vediamo se c'è Antonio. Saluta Antonio, saluta. Devono Antonio, mutare il microfono. Avete il microfono muto, vedete? Dovete togliere il muto dal microfono. Ecco, adesso ci siete. Ciao Antonio. Signori, buonasera, è un piacere. Buonasera. Dove vi trovate? Dove vi trovate? Cambia. Il negozio storico del gruppo Expert Somma. Benissimo, benissimo. Anche i vostri auguri per tutta la popolazione di Stabia. Grazie, ricambiamo con affetto. Buon anno. Grazie, grazie a tutti quanti voi. Grazie a tutti quanti voi. Ciao, 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 ciao. Allora, noi avremmo un ospite super sportivo. E tra le altre cose doveva precedere un super ospite cantante che vedo già collegato. Lo saluto, ciao amico mio. Attenzione perché si è collegato anche qualcun altro, no, del gruppo Expert. Scusatemi ragazzi, ma non è tra quelli che io ho segnato in scaletta. Vorrei. Va bene, perfetto. Allora ne approfitterei, se siete d'accordo, visto che anche lui è un orgoglio. È un orgoglio, ma soprattutto, ma quante persone ha fatto innamorare con quella canzone? Quanti amori sono scoppiati? Ma soprattutto quanti dischi ha venduto, visto che Mara Venier appena una settimana fa gli ha consegnato il disco d'oro. E che orgoglio è per un artista napoletano che va ospite
ospite in una delle trasmissioni madri della, della musica, dell'intrattenimento, e che ci inorgoglisce perché ha portato alta, lasciatemelo dire, anche perché, e lui te lo confermerà, io e lui siamo amici da tanti anni, ma io credo di essere stato tra quelli, e me lo prendo il merito perché ormai faccio il nonno, lo sai, il merito di avergli sempre detto di sì per stima, dovunque io potessi, insomma, dargli una mano quando ne aveva bisogno, perché adesso siamo noi che abbiamo bisogno della mano sua, quindi ci fa piacere. Però io mi sono sempre prodigato perché la gente dovesse conoscere il grande artista che è questo qui. Vi faccio ascoltare uno scorcetto della sua esibizione e poi ce l'abbiamo in diretta. Vai. Prego, regia. Finalmente stasera sto insieme a te e nessuno può sentire. Sono poche scornuse sti cose tu sai, non so buona le fa. Chi non danno coraggio in Davide non suona, lo posso le perdere. E perciò si sta calda la vita, poi sono mesi tu. Ma sono cannato. Riprendi a me, Mary. Stai ora e ti faccio vicino, ma sei prima tu. E allora sì. Ma no, ma io me la faccio cantare dal vivo. Me la faccio cantare dal vivo perché ce l'ho dal vivo. Signore e signori, eccolo! Se tutto tempo che è passato il tempo, Luca! Buonasera ad Andrea Sandrino! Ciao Mary! Ciao Andrea! Ciao a tutti! Andrea, ma io ti devo fare una domanda! La tua canzone è meravigliosa, spettacolare. Grazie a questa canzone si poteva. Andrea! Leonardo mi ha corteggiata con questa canzone! Andrea, senti. Ha segnato la storia di molti di noi! E io ne sono contento, ma soprattutto ha segnato la storia di una pandemia cantata su tutti i balconi anche i più famosi del mondo, hai capito? Ma come si sente allora, da abbracciamo più forte, fatta alla cinema wall, cioè il passaggio è stato brevissimo purtroppo. È stata la prima battuta di questo 2020 terribile. Senti Andrea, io volevo dirti, siccome amico tu sei una persona, tu sai quanto io e te siamo legati da una profonda amicizia e sai quanto bene ti voglio e quanti grazie ti devo per tanti motivi. Ciò non toglie che tu sei diventato un artista punto di riferimento per la nuova musica napoletana che va espatriata in tutto il mondo. Io vorrei questa sera, visto che tu sei sempre così disponibile, posso provare a farti un piccolo regalo? Come no? Siccome tanti calciatori del Napoli e non solo hanno cantato la tua canzone, ma un campione del mondo, il campione tra i campioni, la conosce secondo te? L'ha cantata, se ho capito chi è. E allora aspetta perché io lo faccio entrare in diretta con noi a Casa Expert. Applausi per Fabio Cannavaro. Meraviglioso. Capitano, come stai? Ciao a tutti. Ciao Fabio. Capitano. Bene, sto benissimo. Saluto io Andrea. E è venuto a trovarci alla Fondazione Cannavaro Ferrara. Non fatemi cantare perché non sa ci canta, sono un disastro. No, non ti facciamo cantare, però la mamma è bravissima. Fabio, allora io non ho mai avuto il piacere di dire, sai che io e tuo fratello Paolo siamo grandi amici, abbiamo anche cantato e stonato insieme. Con te non ho mai cantato, ma devo rimandare questa emozione a un prossimo collegamento perché mi chiedi in anticipo di non farti cantare. Ciononostante io ti voglio ringraziare. Bravo. Ed è anche per questo, essendo qui Casa Expert, siamo una famiglia, è per questo che sei collegato anche con un altro amico come Andrea Sannino. Io ti volevo ringraziare a nome di tutti i punti expert di Radio CRC, di Videonola e di tutti i social che ci stanno trasmettendo per la tua presenza unica e straordinaria, e vorrei lasciare a te solo degli auguri per un 2021 che sicuramente tutti auspicano possa essere migliore di come è stato il 2020. Ma io ti ringrazio per questo che mi ha evitato di fare una brutta figura.
ognuno deve fare il suo. Niente, però è stato un anno difficile per tutti quanti e quindi speriamo che questo 2021 sia anche per il calcio, che... vero Fabio? Anche per il calcio. Guarda, io sono rimasto 6 mesi nella bolla, quindi anche se ero in Cina, ma è stato un anno tostissimo per tutti, quindi dobbiamo cercare di dimenticare quest'anno e affrontare il 2020 con uno spirito diverso, perché dobbiamo buttarci tutto alle spalle. Quindi Fabio, auguri di buon anno a tutti quanti, grazie. Grazie a te per un pensiero particolare, perché io so che tu sei uno che sa stare allo scherzo, che si diverte, e poi lasciamelo dire in presenza di una delle più note influencer che abbiamo sul territorio italiano, Mary Esposito. E come si fa, visto che tu insomma non hai più 18 anni ma giusto qualcuno in più, come si fa a restare un sex symbol? Dacci un segreto a noi che invecchiamo così. Ma questa fa come capi il gatto, belle buoni, ma vedi colore, eh? No Fabio, no Fabio. Un saluto alle donne, dai. Un abbraccio a tutti quanti, veramente. Un saluto a tutte le donne, non solo napoletane, ma in generale. Fabio, noi ti ringraziamo. Vorrei che anche Andrea ti salutasse, me lo tengo un altro minuto, Andrea. Ciao capitano. Ciao Andrea. Grazie Fabio. Ciao, tanti Fabio, auguri a te e alla tua splendida famiglia. Ciao. Grazie dal gruppo Ciao. Expert. Grazie a Fabio Cannavaro. Allora, che regalo mi hai fatto? Io spero, no, il regalo l'hai fatto tu a noi, però siccome veramente, credimi, sono tanti gli ospiti che hanno aderito a questa bellissima iniziativa. Posso dire una cosa subito? Dimmi, dillo. Innanzitutto è una bellissima cosa che vi siete inventati, perché è un modo per far apparire la nostra cultura, il nostro team di artisti napoletani e campani ancora più uniti in questo anno che ci ha visto comunque fermi, no? Un po' tutti. Vero, tu sei l'artefice, direttore artistico di questa kermesse, che io ho avuto l'onore e il piacere di calcare quel palco un paio d'anni e ricordo la folla incredibile che c'era. C'erano quindi oltre 15.000 persone. Dai che stasera ce ne sono di più collegate. È un merito a te, un applauso da parte mia, perché nella presentazione hai avuto parole troppo belle per me, troppo buone per me. Tu oggi sei uno showman completo, fai tante cose, quindi dimentichi a volte che per noi cantanti tu sei e resti anche un grande cantante. E quindi quando tu mi fai quei complimenti, dico: questo è uno che ha fatto Sanremo, ci ha portato un attimo in Italia a fare bella figura, e quindi sono onorato che tu mi fai quei complimenti. Tutto qui. E noi aspettiamo te a Sanremo, una delle poche cose che ancora non hai fatto, va bene? Quando vorranno. Andrea, o magari ci andiamo insieme, ti voglio bene. Ciao, io conduco. Mary, grazie. Conduci, brava. Grazie a tutti. Andrea Sanremo. Ciao. Che grande. Allora, ma tu ti rendi conto nel giro di 30 minuti quanti di trasmissione? Quanti artisti, e poi dici, ciao, avere dei napoletani, so bello, perché ti mettono a disposizione, perché siamo calorosi, Luca, calorosi. È vero. E allora, visto che però tutto questo, tu sai, accade grazie a un grande gruppo che è questo gruppo di expert, noi abbiamo ancora dei direttori dei punti vendita che vogliono farci gli auguri. Chiamerei in ordine prima Cosimo del gruppo expert Somma. Cosimo, buonasera! Buonasera! Ciao! Come va ragazzi? Siamo. Dove siete voi? Voi precisamente siamo di Batti che punto? Battipaglia! Battipaglia! Sì. Quindi dove passano tutti quelli che poi vanno a fare le vacanze nel Cilento e comprano da voi? Comprano le mozzarelle pure, oltre che da voi. Ma no, ma devono comprare le cose di Expert. Il microonde, il fornetto. Ovviamente, si fermano anche qui e comprano anche la mozzarella. Bene, giusto che sia. Ragazzi, anche da parte vostra un augurio veloce alla vostra clientela. Grazie, siete in Mondovisione. Ciao. Ciao. Grazie Cosimo. Ciao Cosimo. Leggo Expert Villaricca, non so chi c'è dal gruppo Expert Villaricca. Dovrebbe essere Debora, dovrebbe. Debora? Sentiamo se abbiamo anche Debora per gli auguri di Natale del gruppo Expert Villaricca. Ciao Debora, buonasera. Gruppo ciao. Buonasera. Buonasera. Ma avete visto? Il punto vendita di Villaricca, desidera ringraziare tutti i nostri clienti. Ma tra l'altro io sono una cliente. Io sono una cliente di Expert di Villaricca. Vi facciamo un applauso grande, un applauso enorme, vi ringraziamo.
grazie di cuore agli amici di Expert Villaricca. Veramente, ragazzi, che io volevo anche un attimo aprire una parentesi. Posso vedere se c'è per caso Gianni Marino? Cioè, se ce l'abbiamo. Chiamiamo prima Francesco del gruppo parente di Expert. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Scusate, non lo vedevo, stava sotto. Grazie. Francesco, buonasera. Ciao. 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 Gli amici di Avellino. Ciao, ciao. Ciao. Anche per voi un po' di spazio per poter fare gli auguri a tutti gli amici della vostra zona e alla clientela della vostra zona. Auguri, auguri a tutti i nostri clienti che da oltre 10 anni ci riservano la loro attenzione. Quindi un saluto a tutti, grazie a tutta la città, a tutta la provincia di Avellino, grazie a voi per questo fantastico evento. Grazie a voi, buon anno, buon anno, buon anno. Ciao. Un bacio grande anche a voi. Allora, regia, so che abbiamo un piccolo contributo da lanciare da parte di Radio CRC, lo possiamo lanciare adesso e torniamo veramente tra pochissimo. Escludi ovviamente noi perché sennò... Con l'extra cashback di Natale, dall'8 al 31 dicembre, se fai almeno... Carte app di pagamento ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro. Usale sempre nei supermercati, negozi, ma anche con l'idraulico, il meccanico, l'avvocato, l'architetto e gli altri artigiani e professionisti. Per partecipare, abilita le tue carte sull'app Io. Per registrarti sull'app, usa la tua carta d'identità elettronica o SPID. Scopri come su cashlessitalia.it. E dal 2021 partecipi anche alla lotteria degli scontrini. Usa carte app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Siamo nello studio A, perché questo è lo studio B che abbiamo allestito. Questo è lo studio B, che però non è di serie B, attenzione, no. Sempre di serie A. Dovrebbe esserci una camera accesa che vorrei mettere in collegamento, se Vittorio mi fa vedere chi abbiamo. Abbiamo Raffaello Pazzo, un applauso, buonasera Raffaello Pazzo, disturbatore, come stai? No, io non sono disturbatore, io sto lavorando da questa parte. Senti Raffaele, sei acceso il microfono di quell'individuo che vedo dietro di te con la sì, mascherina? Sì, aperto. E Gianni Marino, volevo salutarlo. Buonasera Gianni. Sa mascherina. Ah, ci ha buscati però. Gianni, buonasera a te. Buonasera. Un po' della tua risata caratteristica. Posto di Babbo Natale. Quando ci vuoi. Senti, allora ragazzi, voi siete lì. Raffaele, ovviamente tu stai dando una mano importante anche dal punto di vista redazionale. Gianni, invece, visto prima che faccia buio totale a Nola, perché tra un poco si avvicina l'orario dove imbrunisce, io vorrei provare, in onore alle località, le location che hanno ospitato la kermesse negli anni scorsi, se sei d'accordo, caro Gianni, vorrei provare a mandarti in giro con un semplice telefonino, potenza della tecnologia, per vedere quei luoghi che ovviamente ci possono ricordare quello che abbiamo fatto negli anni scorsi. Certo, piaceremo perdere, Luca, già c'è stato, pure oscura, la grandissima, però per Expert queste... anche se non sono molto expert delle strade. Grazie allora Raffaello Pazzo e grazie a Gianni Marino che ritroveremo tra poco. Ciao ragazzi, a fra poco. Io non oso immaginare Gianni che bazzica per Nola, ti devo dire la verità. Fammi raccomandare a tutti gli amici, soprattutto quelli che ci seguono da Facebook, di condividere questa diretta. Sì. Tra un po' avremo altri grandi ospiti, ragazzi. Oltre a un amico che stiamo per far entrare in diretta, voglio ricordare che ci sarà Clementino, che avremo il sindaco di Napoli che ci farà gli auguri, i sindaci di altre località della provincia e poi ancora c'è Biagio Izzo, c'è Granatino. Quanti ne sono? Sono veramente tanti. E io non mi voglio perdere in chiacchiere perché voglio presentare un amico che stimo particolarmente. Però stai attento. Perché? Sta nervoso. È nervoso? Sta nervoso. Come uno dei suoi personaggi? No, no, sta proprio nervoso perché... Ma se lui perde la linea, perde il suo personaggio, lui interpreta Made in Sud, sai, voglio subito spendere una parola importante per lui. Sì. Lui ha avuto un grande compagno di viaggio per tanti anni. Vero. E come spesso accade, sai, nelle coppie nascono le competizioni. Oltre insomma ad essere parte equa di questa grande coppia, lui però ha mantenuto la memoria del suo ex socio così viva da ricordarlo ogni anno con diverse manifestazioni, anche nonostante il Covid si è prodigato attraverso i social per portare la memoria di Massimo sempre a livelli altissimi. E io vorrei accogliere con un grande applauso uno dei punti di riferimento dell'ultima edizione di Made in Sud, programma e non solo, perché lui ha una storia, come sai, col grande Alessandro Siani, con Francesco Albanese. Lui è un grande amico di Luca Sepe, di CRC e di Expert Show.
un grande applauso per Peppe Laurato. Buonasera Peppe! Ciao Peppe! Buonasera, buonasera! Volevo sapere se ti è piaciuta questa mia modesta e umile presentazione. Ma quale modesta e umile? In realtà mi ha emozionato. Mi ha fatto capire che sono passati tantissimi anni. Do un abbraccio virtuale e un bacione a Mary. Ti voglio bene. A te mi trattengo solamente per l'abbraccio. Ringrazio CRC perché mi dà sempre la possibilità di parlare al pubblico. Mi dà sempre la possibilità, come fatto di ricordare l'associazione del cammino che sto facendo. A nome di Massimo. Bene, Peppe, proprio perché vorrei approfittare di te, che oltre ad essere un grande riferimento comico per la Campania e per tutto il tuo bagaglio di esperienza e un curriculum spettacolare, io invece vorrei approfittare di te proprio per il sociale. Voglio dirti che il gruppo Expert è sempre stato vicino alle donne, al sociale, e tu, grazie a questa associazione che ha visto il compianto Massimo andare via proprio per una terribile malattia, la malattia del secolo, tu veramente fai tanto, visto che abbiamo tanti, sai che siamo collegati con due televisioni, siamo con CRC, siamo con Video Nola, siamo con i social, siamo attraverso la radio. Abbiamo perso Peppe? Sì. Attenzione, proveremo a far rientrare Peppe. Io aspetto perché va spesa veramente una parola per quello sì. che fa Peppe. Magari nel frattempo che si collega alla regia possiamo mandare qualche commento, leggiamo qualche amico che ci scrive sì, dal web. Sì, mandiamo qualche commento dal web e poi ovviamente rientreremo perché forse vedo che Forse è tornato Peppe. Però, forse è tornato. Vediamo se c'è... Eccomi! Eccolo qui. Ecco Peppe, ti dicevo, vorrei approfittare di te proprio perché anche il gruppo Expert è sempre vicino al sociale e tu sì. fai veramente tanto. A questo punto approfitta del nostro pubblico per parlare di questa associazione. Allora, l'associazione è nata dopo la dipartita di Massimo Belli, causa un cancro al pancreas, e come hai detto tu, è il male del secolo. E in questo anno, nel 2020, nonostante ciò, la pandemia, io mi sono praticato attraverso i social di non far dimenticare che ci sono anche altre malattie, non c'è soltanto la pandemia, perché c'è chi è ricoverato, chi sta combattendo. E credo che la ricerca in questo periodo ha bisogno delle sovvenzioni e ha bisogno dell'aiuto delle associazioni ONLUS che sono esistenti sul territorio nazionale. Per quanto riguarda le associazioni che curano la ricerca al cancro al pancreas, non ce ne sono tante, ce ne sono 4 o 5, noi siamo l'unica del centro sud. E in realtà io volevo che questa associazione non esistesse più, però purtroppo il destino, il fato, ha voluto questo. Bene, Peppe, veramente, veramente grazie, grazie, grazie per quello che fai, ma soprattutto per i sorrisi che continui a regalarci, perché tu sei uno che si è dovuto reinventare, credo, più volte, e ogni volta sì. lo fai in maniera impeccabile, differenziando tutti i tuoi personaggi. Ma, e questo ma per ti me... stai allenando, Peppe, ti stai allenando? Alla grande Mary, alla grande, alla 24 ore su 24 seduta a tavola. E io penso che ci dobbiamo reinventare tutti quanti in questo 2021, quando è concessa la possibilità a noi del settore dello spettacolo di ritornare a fare i live, quelli che ci fanno vedere non solo effettivamente, ma soprattutto per le emozioni che vediamo a contatto diretto con tutti. Bene. È vero, è vero. Peppe, io ti ringrazio di cuore, ti aspettiamo sui grandi schermi come sei abituato a fare, anche alla tua splendida compagna, i saluti gli riporti tu da parte nostra, compagna di Rosaria Mele, assolutamente sì. Io ringrazio te, Luca, Mary, e ringrazio CRC di cuore, che sia un grande 2021 per tutti quanti, grazie di cuore. Grazie, sì, grazie ciao, Peppe Laurato, grazie a te, grazie a Rosaria Mele. Grazie dal gruppo Expert da CRC. Allora, yo. Grazie, yo. Aspetta, gruppo devo, Expert, devo, sei full freestyle tu? Vamo, ferma, ferma. Vai. Io devo fare il beatbox e tu fai il freestyle. Ah, cioè, beatbox. Beatbox. No, beatbox significa simulare un beat di batteria con la bocca e tu devi improvvisare il rap, cosa che non hai mai fatto. Lo devo fare in onore al prossimo ospite che già vedo sorridente. Ma già ci sta guardando. No, ci guarda e sorride perché sta dicendo guarda chi si lui, ma che figure in me lo fanno, e questo è. Però guarda, dice anche così. Aspetta, sei pronta? Vai. Mi raccomando, concentrati perché tu il freestyle non l'hai mai fatto. Mai fatto in vita mia. Clem, per ora ti chiamo così, perdonala se sbaglia, ok? Attenzione, ci proviamo. Ma sì, con la voce che indena, mentre battono i bassi,
ma non vale fare i pezzotti, li fai già durante l'anno. Scusi, ma lui è diventato famoso con un pezzo di genio, non mi viene. Con un pezzo, non con un pezzo. Stiamo facendo torna seria, io è granatino, quindi non sbaglia. Iena. Allora, la Iena White ufficiale, colui che ha rotto più vetrine di quelli che nell'89 hanno visto cadere il muro di Berlino e hanno sciacallato sull'evento, perché sull'Ulisse spacca e vetrina, reduce dai successi grazie al fatto che fosse un grande artista, lo sapeva tutta l'Italia, ma che fosse il simpaticone che solo chi ha il piacere di averlo come amico, come noi, può conoscere. Invece grazie a questa edizione di The Voice si è veramente dimostrato per quello che è. Voglio un applauso, una standing ovation per Mr. Clementino! Come va? Vogliamo sapere se questa presentazione era all'altezza del tuo personaggio. Ma una presentazione fantastica! Allora, Mary c'ha il problema che non va manca a tempo, capito? Ma come volendo! Stanguaiata, però sono simpatica, cioè questa cosa insomma mi aiuta nel... Senti, posso... Sì. Allora, Clementino, io sono veramente felice perché innanzitutto tu sei una persona che io non ho mai visto triste, eppure so che sei una persona molto profonda. Questo sono stato vuol dire... triste però, sono stato molto triste. Lo so bene, e sei stato anche coraggioso, perché tante persone fanno outing per una serie di situazioni che riguardano il loro personale sessuale. Del tuo sappiamo poco, ma sappiamo invece che sei una persona con una straordinaria forza d'animo per riprendersi da tutto e da tutti, per poterci regalare i successi che mieti, perché dovunque vai fai un successo. Sono d'accordo. Grande. Come va? Il resto come va? Tutto bene? Parliamo anche di voi. Mi fa piacere, che puoi sapere? Guarda, Cleme, come mi rimaggio ingrassato un poco. No, però Luca, cioè ti sei vestito uguale allo sfondo. Ma secondo te io poi non ero commercialmente uno attrezzato, caro Clementino? Però sei troppo uguale, fai parte dell'abbigliamento, fai parte dell'arredamento. Sei un bastardone, sei. Senti, la posso fare una cosa per atteggiarmi un pochettino? Vai. Me la canteresti 15 secondi della mia canzone di Sanremo? Qualche cosa che abbia un senso, ma se poi ti penso volo, porto il vento dentro me che mi parlerà di te per non essere più solo, mai più solo, volo. Un applauso, perché ci hai messo, cioè, ci hai messo anche la blue note. Tu sai cos'è la blue note, no? La nota blues sul finale. Anche la blue note, io conoscevo il locale, quello di Milano. No, Senti, Clemente, noi sappiamo che tu sei in Rai, giusto? Cosa stai preparando? Sì, questa sera siamo in diretta su Rai 1, cioè l'anno che verrà, come ogni anno, insomma, direttamente da Rai 1 ci saranno un pochino di ospiti, ci saranno Bunda Bash, Annalisa, Shade, Piero Pelucci, Gi D'Alessio, Rocco Hunt, Gianni Morandi, ci sarò io, tutto presentato da Amadeus. E c'è un piccolo problema, che quest'anno non è in piazza, doveva essere uno spettacolo fatto in piazza Terni in Umbria, città fantastica, e invece andremo negli studi della Rai qui a Roma. Beh, però tutto sommato, un po' come ha fatto il gruppo Expert, non voleva astenersi dal fare un regalo alla propria popolazione, e quindi anche la Rai, che ha le possibilità sicuramente differenti, ha regalato un grande concerto a tutti gli amici che ci sarà questa sera. La tua uscita sai già perché ora è prevista, così ti guardiamo ancora con più piacere. Allora, io ho due uscite. Ho due uscite e vi dico in esclusiva le canzoni che farò. Perché vai, Clem, vai! Non l'ho detto a nessuno, lo dico solo a voi. Farò la prima entrata freestyle, Partenope, che è la mia nuova canzone, andate a vedere il video su YouTube. Mare di notte, Don Raffaè, di De André, la mia cover. Bellissima. La seconda entrata invece farò la cosa più bella che ho, cose, chi vuole essere milionario, e la dedica fino a Daniele. E poi ovviamente faremo, ci sarà la nostra traccia, Corazon, Clementino, Gigi D'Alessio featuring Clementino. Bene. Meraviglioso. Senti, allora, visto che noi ti vogliamo liberare perché sappiamo che devi scappare, e ti ringraziamo per i tuoi saluti, ma sappiamo anche che tu sei un grande amico del gruppo Expert. Sì. E allora l'ultimo minuto, se la regia mi fa partire, giusto
una basettina. Io vorrei un augurio in rima dal nostro amico Clem, un freestyle per tutti gli amici di Teleclub Italia, di Radio CRC, ma soprattutto del gruppo Expert, del quale tu sei un grande amico. Clem, se vuoi ti accompagno io con no, la no, base. No, 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 facciamo no, lascia a Mary. Vai Clemente, vai, 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 Vittorio. Yeah, yeah. Non so nemmeno se arrivo in ritardo, veramente pro bastardo, quando ti batto, super funky, benvenuto Capodanno, Happy 2021, tocca il beat Clementino, come me non c'è nessuno, non ci stanno problemi, Sabina c'è prima, invece del deodorante ho messo la mutina, mannaggia la mascherina, super funky sparionato, Clementino da prima mattina, quando faccio rap non ce n'è per nessuno, ci vediamo questa sera, l'anno che verrà su Rai 1. Grazie regia, grazie Clementino, ci vediamo questa sera, grazie dei tuoi auguri, Clementino ti vogliamo bene e ricordati che la Campania e tutta Italia è fiera ed orgogliosa di te. Grazie, ciao ragazzi, un ciao. Saluto agli amici di Expert, ciao bellissimi. Ciao, ciao, ciao Clem, ti vogliamo bene, grazie. Allora siamo tornati in studio, vorrei che la regia mi aiutasse, innanzitutto voglio salutare gli amici di Teleclub Italia e chiedo veramente perdono e venia, noi stiamo preparando una scaletta in tanto tempo, voglio ricordare che siamo in diretta anche su Teleclub Italia, se mi ricordate anche il canale così magari lo facciamo volentieri, un saluto, quindi grandi 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 amici di Teleclub Italia. Seguite perché mi sono dimenticato, mea culpa Mary, in tante cose di doverla citare. Io dovremmo avere un collegamento istituzionale. Parla Vittorio, tipo puoi parlare tranquillamente. Ok, abbiamo gli Expert. Ok, abbiamo gli amici, sì, perché avevamo prima se leggi insomma un collegamento, ma lo prendiamo dopo. E quindi ce l'abbiamo il sindaco? No, c'è l'assessore. Ah, quindi abbiamo l'assessore Rosaria Galliero. Allora, volevo far entrare con grande piacere l'assessore al commercio, mercati, attività produttive del Comune di Napoli, la signora Rosaria Galliero, alla quale voglio fare un applauso anche perché lei interviene in diretta con noi da parte del nostro sindaco, del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Buonasera Rosaria, se me la mettete in diretta, buonasera Rosaria. Buonasera a tutti. Grazie mille per questo intervento istituzionale, anche perché oltre ad essere istituzionale, col dovutissimo rispetto per il mio amico Gigino, il sindaco che saluto, ma quando viene fatto da una bella donna non è che ci dispiaccia, cara Rosaria. Grazie, grazie mille. Rosaria, volevo lasciarti la parola perché tu sai che qui, con partenza da Nola, ma quest'anno estesa a tutti gli amici del gruppo Expert e dei gruppi che hanno voluto regalare questa diretta con gli ospiti veramente straordinari della realtà campana e nazionale, volevamo però anche un augurio da parte di Napoli e quindi avremmo piacere se fossi tu a farcelo. Sì, ovviamente il mio è anche saluto del nostro sindaco che purtroppo per degli impegni istituzionali non è potuto essere qui, quindi ha delegato me. Ovviamente un saluto che estendiamo a tutto il gruppo Expert, dipendenti e tutta la grande famiglia ovviamente del gruppo Expert. Questo è stato un anno complicatissimo, io ho anche la delega alla protezione civile, quindi ovviamente ne abbiamo viste tante che hanno lasciato delle cicatrici importanti su ognuno di noi. L'augurio e il saluto che facciamo dalla città di Napoli è quella di essere pienamente parte di un processo di cambiamento e di grande forza che ci deve portare in questo 2021 a recuperare tutti quegli spazi che queste regole, questi protocolli ci hanno imposto nell'essere a distanza, quindi abbiamo lasciato tanto spazio, ce lo dobbiamo riprendere tutto. Non è soltanto una cifra che cambierà le nostre vite in questo momento, no? Tra 2020 e 2021, deve essere la nostra forza che ci ha accompagnato in quest'anno assurdo, dove ognuno di noi è stato un piccolo grande eroe. Quindi dobbiamo fare in modo che questo spirito di resistenza ci accompagni nel 2021 affinché possa essere un anno grandissimo, dove veramente, al di là di riprenderci la normalità, dobbiamo fare anche tesoro di quelle che sono le cicatrici che ci sono rimaste, tante persone che abbiamo ovviamente perso. E quindi anche un momento per ricordarli, proprio nel loro ricordo dobbiamo fare tutto il possibile per vivere quest'anno alla grande.
Assessore Rosaria, ti volevo chiedere, visto che tu rappresenti il commercio, i mercati, le attività produttive, credo dei campi che hanno risentito fortemente del momento, cosa vogliamo dire a tutte le persone che nutrono una grandissima speranza nelle istituzioni? Noi ci siamo, ognuno di noi deve fare la sua parte in sinergia e ovviamente collaborando. Ci sono degli importanti interventi che anche l'ultima legge di bilancio ha previsto, sulla quale ovviamente studieremo per capire tutte quelle che possono essere le potenzialità per mettere ovviamente in sinergia tutte le forze utili che possano supportare in questo momento il nostro tessuto produttivo. Quello che però è un invito che faccio ovviamente a tutti i cittadini di Napoli, lo abbiamo fatto fortissimamente, ma lo estendiamo ovviamente a tutta la regione, compriamo locale, cioè crediamo fortissimamente nelle nostre attività, sosteniamo le nostre attività, sosteniamo tutti i prodotti che rappresentano il meglio ovviamente della nostra terra, perché è un modo non soltanto per sostenere le attività ma per sostenere noi, perché ogni volta che chiude un'attività in realtà non è soltanto il fallimento di un imprenditore ma è per noi una perdita per l'intera città, si spegne una luce, si spegne una parte della vivacità della nostra città, quindi tutti quanti insieme, aspettandoci anche tutti i turisti che purtroppo quest'anno non hanno potuto vedere le bellezze della nostra terra, li aspettiamo, rispettando ovviamente tutti quelli che saranno i protocolli, però ci aspettiamo di ripartire quanto prima possibile, soprattutto di vedere tante persone di nuovo affollare le nostre città. Bene, senti, io ti ringrazio veramente di cuore, porta i nostri saluti, i saluti di tutto il gruppo Expert di Radio CRC e ancora delle TV che ci stanno trasmettendo, di Video Nola e di tutti i gruppi, di Teleclub, scusate, mi sfuggono ogni tanto i nomi, ma li voglio citare, al nostro sindaco, grazie di cuore dei tuoi auguri. E ovviamente speriamo in un 2021 che ci porti qualcosa in più rispetto a quello che c'è stato finora. Grazie Rosaria. Grazie a voi, grazie. Ciao. Buonasera a te. Luca, io direi, sì? Perdonami, visto che si stanno accalcando tantissimi persone, sì, insomma, che vogliono entrare. Expert, che vogliono entrare, giustamente, io direi di far entrare subito Feliciano, perché è proprio in scaletta, quindi il gruppo di Feliciano. Sono Feliciano, buonasera. Buonasera. Greco. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Luca, ciao. Ma quanti siete? Siamo tantissimi, guarda. Come va lì Feliciano? Tutto bene Luca. La vostra clientela, quella di Torre del Greco da parte del gruppo Somma, e tu che ne sei direttore? Ok, auguriamo a tutti i nostri clienti un 2021 pieno di gioia e serenità, sperando che un anno pieno di serenità, ne abbiamo bisogno. Grazie di cuore Feliciano, saluti a tutti, salutate. Ciao, ragazzi. Ciao Luca. Ciao. Ma non ci fermiamo, facciamo collegare anche Enzo del gruppo Mallardo. Dovremmo avere Enzo in diretta. Eccoli. Buonasera. Qua. Buonasera a tutti. Oh, oh. Buonasera. Prima erano tutte donne, adesso sono tutti uomini, ma è fatto apposta. Ciao Enzo. Buonasera. Ci sentite? Auguri. Ci sentono. Anche voi che siete a Pozzuoli, vogliamo un augurio. Se sì. Riuscite a sentirmi, vogliamo un augurio da parte di Pozzuoli alla clientela. Auguri! Grazie Enzo, salutiamo anche gli amici di Pozzuoli. Ciao! E dovremmo avere infine Lino Parente, suppongo siano questi qui di Nola, Lino, giusto? Del gruppo Parente, che voglio specificare, gruppo New Electronics. Quindi quando c'è scritto il Parente parliamo del gruppo Electronics. Prego Raffaele di scrivere solo gruppo Electronics. Buonasera, chi abbiamo qui in questo punto? Un attimo che chiamano il direttore. Bene, chiamate il direttore. Ma sta cambiando questo. Dov'è il direttore? Il direttore che ci fa attendere. Ma il direttore si fa attendere. Ma sapevamo tutti. Un attimo. Ma mi sembra bello della diretta. Avevano anche preparato così bene, come vedi, la grandangolare, però non vediamo il direttore. Eccolo, arriva. Sono io. È timido. Direttore, dove sei? Manello non doveva arrivare dopo. Ciao, direttore. Direttore. Ti sentiamo male, ma vogliamo i tuoi auguri per tutto il gruppo Parente di Nola.
Mi avete fregato perché il collegamento sapevo che era alle 4:30, alle 16:30. Sì. Infatti il tuo era alle 16:30, ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Va bene, noi intanto vogliamo augurare un sereno 2021 a tutti, a tutti coloro che ci stanno ascoltando, a tutti che stanno vivendo questo momento. Sì. Ma teniamo a ringraziare la nostra intera che in tutti questi anni ci ha preferito e ci ha scelto, soprattutto in questo periodo COVID, un periodo duro per tutti. Quindi a questo punto che dire, un augurio ufficiale da parte di tutto lo staff del 2021 di nuovo. Grazie, grazie, grazie al gruppo. Ciao. Ciao. Ma adesso grazie. Luca, direi di tornare subito su qualche artista, perché sì, diciamolo, sì, perché sì. Lasciami solo, scusami, sì, ci tengo perché questo collegamento doveva venire più tardi, anche se c'era qualche problema di audio, lo voglio dire perché io al gruppo parente expert di Nola sono, ci tieni particolarmente, sono di famiglia perché io abito qui e quindi volevo dare veramente un bacio a tutti loro che non sono riusciti a collegarsi nel migliore dei modi, ma più tardi ci riproveremo. A te la presentazione del prossimo giovane artista, l'artista me la rido. Sì, però fermati perché tu riempi di complimenti a tutti, ma diciamolo che il prossimo artista è un'altra tua produzione. Sì, volevo che intervenisse anche perché lui si sta facendo spazio attraverso veramente la schiera difficile dell'hip hop che è affollatissima. Vi faccio vedere un pezzettino di un suo, della sua canzone e poi lo abbiamo in diretta. Vai. Anche lui per gli auguri di tutti quelli che lo seguono. Vai Andrea. Audio. Abbiamo un problema sull'audio, ma stiamo risolvendo, ragazzi, tutto in tempo reale, mentre vedo collegati già altri ospiti. Lo sapete, è una grande maratona, abbiamo fatto peggio di Teleton, Mary. Direi proprio di sì, guarda. Vediamo se riusciamo ad avere l'audio di Andrea in diretta, forse sì. Se lo alzi, Vittorio, perché dovremmo averlo. Perfetto. Arriva? Ce l'abbiamo. Ricominciare da zero, mani tese al tramonto, per sentirmi più vero, per sentirmi più pronto. Stavi male, non c'ero, sono stato uno stronzo. No che non vali meno, non esiste confronto. Sai che ti amo davvero, cose dell'altro mondo. Come un bacio sincero, con la pioggia di fondo. E rendi il peso leggero, questo è un cuore di bronzo. E il resto parte da zero, ma tu resti il mio mondo. I tuoi occhi così belli, freddi come i ghiacciai, contornati dal tuo viso bello come non mai, dentro il quale poi ti perdi, ma una cosa la sai, il suo nome resta inciso nel tuo cuore, non hai il coraggio di far finta che non ci penserai, nonostante sia finita so che ci cascherai, lei ti tiene stretta al collo ma tu non te ne vai, il dolore rende uomo ma tu questo lo sai, occhi puntati sul bianco nel nero, bravo Andre, ce l'abbiamo in diretta, facciamo entrare in diretta, passiamo l'audio nel suo video e facciamo entrare in diretta il grande Andrea. Ciao, ciao a tutti, un applauso per te, un applauso, grazie Luca, per Andrea, grazie Mary. Ci abbiamo un applauso per Andrea, ce l'abbiamo. Eccolo Andrea lì. Ma quanto è bello sto pezzo, ma quante soddisfazioni ti sta dando? Mi ha dato un sacco di soddisfazioni, anche perché il mio primo singolo è comunque arrivare a 45.000 visualizzazioni da sconosciuto, penso che sia un ottimo risultato. Bene Andrea, bene 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 bene. Volevo dirti come trascorrerai questo 31, stai scrivendo, tu che sei sempre con la penna in mano a scrivere? Sì, sto scrivendo, sto lavorando a un bel progetto, adesso sono a casa dei miei nonni, fortunatamente dopo anni li facciamo il Capodanno tutti insieme, ci è voluto il Covid per farlo. Bene, va bene, però è anche vero che nei periodi di sofferenza si scrivono le cose più belle. Sì, assolutamente, perché comunque hai un margine in più per raccontare delle storie, per inventare, per comunque far stare bene le persone, perché questo fanno gli artisti, con i propri pezzi cercano di far bene a se stessi, ma soprattutto alle persone. Bene, bene Andrea. Senti, allora io mi metto più comodo anche perché con te sono a casa, visto che tu tra le altre cose sei qui spesso in ufficio con noi alla Melarido e per comporre e provare a fare di tutto per sfondare in questo difficile mondo che è la musica. Sì, sì. Volevo chiederti insomma se ci sono, diciamo al nostro pubblico, se ci sono dei progetti impellenti. Sì, sto cercando di lavorare ad un EP. Adesso abbiamo concluso un singolo, come tu ben sai.
a breve speriamo di farlo uscire, il tempo di qualche comunque cosa burocratica, e vediamo di far uscire il prossimo singolo, ma nel frattempo lavoriamo ad un EP da far ascoltare a tutti. Andrea, allora noi ti facciamo i nostri migliori auguri in di buon anno anche a voi, a tutti quanti e a tutti quelli che seguono. Grazie auguri Andrea. Di buon anno, ciao Ayu, un bacio. Io vorrei provare a ripristinare il collegamento anche con gli amici di Expert a Nola, se ci proviamo, perché credo che abbiano ottimizzato, come mi indica Raffaele dalla regia Bis. E ce li abbiamo, Vittorio, se ce li abbiamo da Nola, se ce li abbiamo li farei entrare velocemente, anche perché poi abbiamo un altro ospite istituzionale e vorrei quindi far entrare un attimo gli amici del gruppo Expert. Facciamo entrare prima ok, perfetto. Allora ne approfitterei, visto che lo vedo già collegato e siamo in perfetto orario alle 16.04, giusto qualche minutino di ritardo, anche perché tra un po' abbiamo un'altra grande ospite, quella che è stata Mary, una madrina meravigliosa. Una madrina eccezionale che ti ha accompagnato, no? Diciamolo. Sì, sì. Prima però vorrei dare la linea, lo vedo collegato, spero che ci senta, credo stia indossando le cuffiette. Attenzione perché non vorrei metterlo ovviamente... Andiamo avanti, lo mettiamo? Ok, vorrei far entrare in diretta con un applauso l'avvocato Vincenzo Catapano, che è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, quindi un applauso al sindaco. Buonasera sindaco! Buonasera! Ciao, buonasera a tutti, come state? Stiamo bene, vediamo la tua bellissima, mano, oltre insomma che il tuo bellissimo volto. Adesso vediamo il tuo bellissimo volto, l'ho come tolta. Stai? Mi pare che non c'è più. Ci siamo. Tutto ti a vediamo. Posto? Adesso vedi, mi vedi? Ti vediamo e ti Luca, sentiamo bene. Ti vediamo e ti sentiamo bene. Ah, e vogliamo un albero di Natale, ti ho messo un albero di Natale dietro, ti piace? Sei, guarda, mi piace. Impeccabile. Veramente molto natalizio, signor sindaco. Allora, vogliamo i tuoi auguri. Un saluto a tutti. Facciamo gli auguri a tutti, a tutti quanti. Ho fatto anche stamattina un video, colgo l'occasione per per inserirmi in questa piattaforma, su questa piattaforma e sfruttare questo Expert Show Moment per rinnovare ovviamente i miei auguri a tutti, per ringraziare te Luca, per ringraziare tutti coloro i quali sono nello staff e per ringraziare anche e soprattutto l'amico parente che mi ha invitato. Veramente una lodevole iniziativa, un'iniziativa importante. Sindaco, ma salutiamo anche la tua splendida San Giuseppe Vesuviano. Sì. Salutiamo ovviamente la mia città, i miei concittadini. Già stamattina ho fatto un augurio, ho mandato ovviamente un video a tutti i miei concittadini, ho rappresentato il momento di grande difficoltà. È inutile nasconderci dietro a un dito, è stato un anno nefasto. È un anno che sostanzialmente dobbiamo accompagnare per queste poche ore, lo accompagniamo alla fine sperando che il 2021 possa essere un anno foriero di cose significative, soprattutto di pace, di serenità, di possibilità, di poca sofferenza, ecco. Rispetto a questa sofferenza che abbiamo patito quest'anno, abbiamo perso molti cari purtroppo. Ma l'augurio ovviamente è quello di essere sempre solidali. Luca, io lo dico sempre, è insieme che si vincono le battaglie. Battaglie da soli non si vince nessuna battaglia. Sindaco, e tu sappiamo che stai con noi, saremo uniti alla grande e ovviamente è per noi un piacere poter sapere che anche San Giuseppe Vesuviano ci segue attraverso il suo sindaco, attraverso le belle parole di augurio che tu porti e soprattutto attraverso anche il gruppo parente che è presente sul tuo territorio in maniera diretta. Che ringrazio vivamente un gruppo di persone, veramente una famiglia che ha rappresentato e rappresenta ancora tanto, sia a livello imprenditoriale, ma non disdegnando anche iniziative importanti come quella di stasera. Ripeto, Luca, non perché diciamo un filo amicale ci tiene legati da anni,
ma tu sai bene che io seguo sempre le tue iniziative, sono iniziative apprezzate. Grazie, grazie. E anche grazie. Questa di quella, anche questa di questa, diciamo, questa realizzata stasera è un'iniziativa che è significativa. Stando insieme, preoccupandoci di chi ovviamente è in sofferenza, donando e soprattutto dimostrando solidarietà, si può diventare comunità. La comunità, la stessa parola lo dice, quando siamo tutti insieme siamo disponibili l'uno per l'altro. E questo è uno di quei momenti veramente molto importanti. Grazie, grazie. Applausi. Facciamo un applauso a Vincenzo Catapano. E grazie per le tue splendide parole. Auguri a San Giuseppe Vesuviano. Grazie sindaco, grazie di cuore. Scusate se prendiamo veramente al volo, ma abbiamo già collegata un ospite che non posso far attendere, perché lei, oltre ad essere una grande showgirl, una grande presentatrice, una grande soubrette, una grande artista, è anche una grande mamma. È veramente una persona completa a 360 gradi. Abbiamo un contributo, signore. Abbiamo un contributo, contributo. Un minuto la facciamo entrare, perché lei è stata mia compagna di palco e te la voglio far vedere all'opera quanto è bella e brava. Ce l'abbiamo? Attenzione, allora, siccome le tocca entrare così a getto, la faccio entrare così perché il contributo ce lo fa dal vivo. Un applauso a Fatima Trotta, applausi! Ciao Fatima! Ragazzi, ciao, ciao Luca, ci manchi. Ciao Eri, ciao! Mi mancate tantissimo! È vero che questa sera non dico ti ho sostituita, ma semplicemente mi sono in qualche modo, ti ho lasciata a casa perché la tua prole ha più bisogno di te. Allora ragazzi, mamma no, io sono una super zia, forse vi confondete. Ok, scusami. Però sei una super zia, perché io super zia. Allora ha detto, lei mi ha detto bambini e io mi domandavo ma quando l'ha fatto, perché mi ricordavo, però mi sia concesso l'errore. Ho due bei fantastici bambini, ma sono zia e sono adesso alle prese, sono chiusa fuori al balconcino perché stiamo cercando di cucinare con questi due che stanno facendo un gran casino, perché fortunatamente loro di questo Covid, di questo periodo così assurdo, non si sono accorti di nulla, almeno i bambini non si sono accorti di nulla. Quindi siamo alle prese, ragazzi, con la cucina, con gli ultimi preparativi di questo fine anno, per questo inizio anno nuovo, che sperando veramente sia un anno sicuramente diverso rispetto a questo 2020, ma basta veramente poco, perché questo 2020 è stato così assurdo e così strano, che basta veramente poco per migliorarlo. Fatima, tu che sei di casa a Nola, perché hai presentato, non credo, almeno due edizioni insieme a me di questo Capodanno. Ecco, nell'attesa della terza, perché l'anno prossimo deve andare meglio. Incrociamo le dita, ovviamente, veramente. Io ti chiedo un saluto e un grande augurio a tutti gli amici del gruppo Expert di Radio CRC e di tutte le TV e i social che ci seguono. Ragazzi, due anni meravigliosi in quella piazza grimita di tante persone, ci siamo divertiti tantissimo con tantissimi ospiti che hanno comunque accolto le fantastiche iniziative organizzate sempre dal gruppo Expert, organizzate ovviamente anche da te Luca, che sei sempre impeccabile. Grazie, quindi padre. Speriamo veramente di rivederci, speriamo veramente di trascorrere ancora insieme non soltanto altri capodanni, ma veramente anche altri eventi, e che ci possiamo comunque riprendere il nostro settore, che è lo spettacolo, che è appunto l'intrattenimento. Quello che più ci manca forse è proprio il contatto diretto col pubblico. Speriamo di trascorrere insieme ancora altre feste, quindi vi mando un bacio a voi, un bacio a te Luca, un bacio a Mary. Ciao, e grazie perché organizzate veramente queste belle cose, anche se lontani, ma pur sempre vicini. Noi ti vogliamo bene, ti aspettiamo ovviamente in TV, ma soprattutto per qualche spettacolo dal vivo. Grazie Fatima, tanti auguri, tanti di buon anno. Auguri, auguri. Applausi per auguri. Fatima Trotta. Allora, io chiedo scusa perché vedo già collegati tanti altri ci sindaci. Sono tantissime persone. Prima però velocemente dobbiamo far fare i saluti dai punti Expert, quindi chiamiamo velocemente in diretta. Dimmi Luciano, Vittorio. Luciano, abbiamo Luciano che dovremmo già avere. Luciano del gruppo Parente. Blue Electronics. Perfetto. Ciao Luciano, direttore, buonasera a voi. Dove siete? Dove siete precisamente? Dove? Expert Colli Aminei. Colli Aminei, quindi siete vicino casa zona tua alta, praticamente. Vicino a casa nostra. A casa mia, tu casa. Verremo volentieri. Nel frattempo vogliamo gli auguri da parte vostra alla vostra clientela alto vomerese e non solo. Allora, auguri a tutti,
ci riabbracciamo insomma, una vasta zona, area, che non è solo il Vomero, e ringraziamo tutti per averci sostenuto quest'anno. Grazie Luciano, applausi e tante lodi per voi. Velocemente Gian dovremmo Domenico avere... del gruppo Mallardo, eccolo. Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera. Come ragazzi state? Buonasera. Voi siete il punto vendita Expert Mallardo di dove? Di Villaricca. Perfetto, allora un abbraccio grande anche a voi e i vostri auguri per ragazzi, tutti gli amici di Villaricca. Questo evento, grazie, auguri da tutti quanti noi. Auguri Gian Domenico. Auguri Gian Domenico. E facciamo entrare anche Francesco del gruppo Somma. Sì. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, Pagani, auguri. Provincia di Salerno, ragazzi, salutate la vostra clientela. Auguri, tanti auguri. Grazie Francesco, saluti anche a tutti i tuoi dipendenti, un abbraccio. Auguri ai miei collaboratori che stanno ancora lavorando e ai miei ai nostri clienti soprattutto. Grazie, grazie, grazie Francesco. Se ciao. Mi è concesso e se la regia mi dice che ce l'abbiamo, vorrei riprovare a collegarmi velocemente con Nola perché mi chiedevano un collegamento migliore di quello. Ce l'abbiamo dopo. E allora a te, perché adesso abbiamo un collegamento importante, un altro collegamento istituzionale. Abbiamo il sindaco di Benevento, no, di no, sindaco di San Salvatore, di provincia di Benevento, perdonami, ci perdoni Fabio che sorride. Fabio, ti abbiamo fatto diventare sindaco di una città più grande, facciamolo entrare. Regia, il nostro è l'amico Clemente che voglio salutare, ma soprattutto voglio dare il benvenuto a te. Mi permetto di darti del tu, sei giovane, sorridente. Grazie. E credo anche tu, come i tanti sindaci che ospitano dei punti Expert, credo fiero di poter esserci questa sera ad augurare alla tua cittadinanza il meglio per il 2021. Sicuramente, innanzitutto complimenti per l'iniziativa organizzata dal gruppo Expert e dalla ammirevole conduzione da parte vostra. San Salvatore Telesino, un paese in provincia di Benevento, è l'antica Telesia, l'antica terra dei Sanniti e poi dei Romani, dove ospita un fiorente punto vendita di Expert. Abbiamo sicuramente trascorso un anno che è da dimenticare, ma io sono convinto che con l'impegno e con la forza di tutti sicuramente riusciremo a superare tutte le negatività dell'anno trascorso. E quindi a nome mio, a nome di tutta quale cittadinanza, facciamo un augurio a tutti, che sia veramente un anno migliore per tutti, da tutti i punti di vista. Grazie sindaco. Sindaco, però noi vogliamo vedere le istituzioni spogliate dalle loro vesti. Come festeggerai questa sera? Cosa mangerai? In famiglia il classico cenone di Capodanno. Logicamente brinderemo un po' di più rispetto al passato, ecco, anche perché... Dobbiamo essere ben auspicanti e insomma dobbiamo guardare in prospettiva. Sì, sicuramente. Bene, bene, grazie di cuore a Fabio Massimo, grazie Fabio Massimo Romano, ti vogliamo veramente ringraziare per questo tuo intervento e grazie a San Salvatore Telesino, dove c'è un grande punto Expert. Grazie a voi, un saluto e un augurio a tutti. Ciao Fabio, ciao Fabio. Allora, noi stiamo aspettando degli altri ospiti. Pregherei la regia B di Raffaele, siccome molti artisti aspettano la telefonata dal mio numero, di chiamare ovviamente dal mio numero così che si possono collegare. Ma abbiamo Gianni Marino in giro in tutto questo? Mi fai vedere dove se è ce l'abbiamo? Dove è finito Gianni Marino? Perché non so Gianni. Gianni, ti volevamo in diretta. Posso provare a mandargli un messaggio? Sì, fallo in diretta. Tutto live, dai, facciamo un momento tutto live. Io ho nascosto il cellulare perché... proprio per queste occasioni. Ecco, Luca. Ce l'hai. Il visto mio l'ho che dato il tuo a loro. Non c'è. Ecco, sì. Facciamolo in diretta. Nel frattempo, voglio ringraziare nuovamente tutti gli amici che stanno condividendo questa diretta. Non so se si è sentito, ma da fuori ovviamente iniziano ad essere le ore calde dove si sparano i botti. Io preferirei non sentirne così tanti. Diciamolo subito, anche perché vuol dire veramente che abbiamo capito che nonostante i guai che già sono passati, ci sono veramente dei problemi grandi e non passiamo né altri. Quindi è ricordate vero. Che i botti fanno veramente molto 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 male. Direi a questo punto, se sei d'accordo Mary, nell'attesa che aspettiamo gli altri ospiti che entrino, inizierei a salutare gli altri sì, amici vorrei, del gruppo Expert. Sì, vorrei farlo subito. Sì, dovremmo avere ancora tre direttori del gruppo Expert. Vediamo se abbiamo Marco, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Marco del gruppo Expert New Electronics. Sì.
Marco, buonasera. Sì, ciao ragazzi. Dove siete? Noi siamo a Piazza Cavour. Bene. Questo è il negozio di Piazza Cavour. Nel centro di Napoli, quindi. Napoli centro è uno fra i più grandi centri expert del centro Napoli. Expert allora, Piazza Cavour. E allora noi vogliamo gli auguri per tutta la... la noi, facciamo, noi facciamo i nostri più sinceri auguri a tutti i nostri clienti che ci sono stati fedeli. Un auguri a tutti e un felice fine d'anno. Auguri a tutti! Grazie. Ciao grazie, ragazzi! Grazie e facciamo mille. Entrare anche Giuseppe del gruppo Mallardo. Ce l'abbiamo? Buonasera! Giuseppe, ci dovete guardare dalla diretta. Spegniamoli un attimo. Allora, prego il gruppo di expert col quale ci siamo collegati, come si chiamava? Giuseppe Mallardo. Giuseppe, dovete collegarvi non da YouTube, dovete solo cliccare sul link e guardarci dal telefonino con il quale vi collegate. Nel frattempo vogliamo andare da Gennaro? Gruppo Somma. Vediamo Gennaro. Gennaro, buonasera. Buonasera. Gennaro, visto che hai il blocco schermo è meglio se lo metti dritto il telefono, almeno ti guardiamo dritto. Mettiti dritto, benissimo, così, perfetto. Eccomi. Buonasera. Voi siete ad Ercolano. Buonasera a voi. Ercolano. Vogliamo fare un grande augurio a tutta la cittadinanza, alla popolazione di Ercolano. Irisonara. A tutti quanti. Auguroni dal gruppo Somma. Auguroni. Grazie. Auguroni di cuore a tutti i nostri clienti che ci hanno scelto. Grazie Gennaro e un abbraccio forte a tutti. Ciao, quanti ragazzi, voi. Buon anno, riproviamo con Giuseppe. Un abbraccio anche a voi, buon anno. Grazie Gennaro, andiamo da Giuseppe come suggerisce. Poi povero, ti sei in ritardo. Giuseppe, siete in diretta. Mi sono alzato la mascherina subito e fino a 10 secondi. Giuseppe. Grazie regia, togliamo Giuseppe. Nel frattempo io ho recuperato Gianni Marino. Vediamo Gianni Marino dove è in giro per Nola, visto che vedo un altro ospite collegato, ma prima voglio vedere la Nola che un tempo ospitava questa... Dove sei? Sta bello, Wagyu, mi sentite? Troppo forte bene. Wagyu, sto qui in diretta nella piazza dove negli anni passati avete fatto tanti numeri grazie a Expert, Luca Sepe e tutti gli artisti. Sto a Kistan, sto lì e sta mezza casetto. Guardate qua. Non è vero, non sono solo, a parte che io qua sto rappresentando noi italiani. Io a causa della crisi Spalverde. Sta bianco e sinceramente casta mi zona rossa, quindi forza Italia. No, sei numero uno Gianni. Ragazzi, comunque... Gianni, ma veramente è semideserta Nola o c'è qualcuno che brinda nei bar? Semideserta, io guarda, non voglio fare un'inquadratura, se no corro nei guardi. Ah, faccio, me ne botto proprio. No, c'è gente, dai, qualcuno è andato a brindare. No, c'è gente, stanno brindando ma in maniera molto civile e nel frattempo guardate qua da questa bellissima rappresentazione di presepe, la Madonna, il bambinello, guardate qua, bellissima. E in pratica io e Leo abbiamo dato il curriculum per San Bugnaro, stiamo aspettando l'esito. Gianni, ma siccome ne approfitto io che vivo a Nola e che so che oltre quella capannella c'è anche un bellissimo presepio luminoso sull'altro lato, ce lo puoi inquadrare anche se credo che sia ancora spento? Presepio luminoso, io penso facciamolo che... Facciamolo vedere perché questo è offerto da Expert. Cioè, la presepio carrozza, luminoso so. E la carrozza sanno tutta la carrozza. No, lo stiamo stivale, mire. Sì, sì, sì. Ci sto arrivando, ci sto arrivando. Ecco qua, guardate qua. Non è illuminato, ma è bellissimo. Guardate ma com'è questo bello, è offerto da Expert, io perciò lo voglio far vedere. Quindi scusami. Con Expert stiamo a cavallo. Ciao Gianni, vai in altri vicoli di Nola che vogliamo vedere Nola che brinda. Va bene, pure già sto ubriaco. Grazie, certo, grazie. E mentre Gianni va brindando, abbiamo un contenuto. Va brindando. Sono emozionato perché io granatino. Contributo video, vai. Ciao Ayu. Oh, quanti ne siete? Buon anno a tutti. E manezzato, Ayu, tu quando? Vaga condanna per i dati, fa sapere a suo cuore. Casule non mi fine, sta, mi manca chi sta a muore.
non mi grida e non mi può parlare. Ma sabato non mi ha perduna, sono cagnato tanto tempo fa, ma non ti potessi più imbruglia. Se ti voglio e mi dice no, e tu malato non ci va, la minore per ti spiega, qual è l'unica verità. Chiama che la gada raccontata, come se valva sanno curata, vada a ricerca domani trata, chiamala ma tutti! O buon amica, tu sei tutta vita mia, fallo grazie, fallo grazie a frate mi Ivan Granati. Ivan, buonasera! Da Luca, ciao, Ivan, sembri Gianni Fiorellino con questo, con questo look. Mamma mia, senti Luca, mi fatti una pupuntri con questa immagine allucinante, perché... Non lo so, è vero. Un'immagine che io quest'anno nel 2020 non l'ho mai vista. Quindi, hai ragione, soprattutto perché tu conosci come far saltare la gente del pubblico e se veramente credo che questo ti manchi particolarmente. Sì Luca, perché quest'anno sono state cazzo di fare zumba, ma anche i figli miei. Sei numero uno, Ivan. Ma facci vedere la tua bellissima moglie. Ciao! Ciao! Dove ve ne andate? No, stiamo ultimando le ultime cose prima che parte il coprifuoco, stiamo scappando a casa. Anche perché io lo voglio dire, vi aspettano due meraviglie che sono veramente straordinarie. Infatti mi sono fermato in macchina per entrare in diretta con te per augurare a tutti un buon 2021 e ci auguriamo che sia migliore di questo, è anche brutto dirlo, ma io lo definisco così, di questo squallido 2020. Perché... È stato veramente un anno particolare, surreale, nel senso che comunque nessuno si aspettava una roba del genere. Io, a parte, penso la mia generazione, non abbiamo mai vissuto una roba così. Quindi sono veramente stufo, perché il primo lockdown sembrava tutto un gioco. Dai, tutti, diciamo che è stata una vacanza diversa il primo lockdown. Le pizze, i panettoni. Il secondo lockdown è assurdo, quindi vaccinatevi tutti, il consiglio che vi do, perché sento già persone, io il vaccino non me lo faccio, ragazzi fatevi tutti quanti il vaccino, scimmici in questa situazione, perché noi dobbiamo continuare a vivere, non possiamo campare così, vivere così, perché seppure uno c'ha una posizione, seppure... Sai chi è terra, perché non è tenga, perché ti i soldi, ma campo così, ma che papà, che ti raffa. Ivan, ovviamente noi ci auguriamo, visto che tu sei uno iperproduttivo, che abbia approfittato di questo momento di pausa dai palchi per regalarci delle nuove canzoni che ascolteremo a breve. Sì, infatti, vita mia, ho spoilerato adesso un pezzo che si chiama Mo, che sarà il mio nuovo singolo. Quindi il suono già è disponibile su TikTok e voglio che tu e Miriam andare subito. E allora augura un felice 2021 a tutti gli amici del gruppo Expert e soprattutto invitali ad andare a sentire e a scaricare il tuo nuovo brano. Ragazzi, gruppo Expert, ma soprattutto a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, qui è Granatino, vi faccio i miei più sinceri auguri di buon anno. Buon 2021. Un applauso ad Ivan. Stasera non sparate i botti, ragazzi. No. Non sparate i botti, ma sparate via tutta la negatività del 2020. Grazie Ivan, ti vogliamo bene, auguri. Ciao, ragazzi, Luca, ti voglio bene. Grazie Ivan. Grazie mille a te. Ti voglio bene a te e a tutto il tuo gruppo. Grazie. A presto. Ciao Ivan, grazie regia. Allora, io chiedo scusa a una persona a me molto cara, che è il signor sindaco di Nola, che tengo altri due minuti perché lo vedo già collegato, una persona alla quale tengo molto, e perché prima avrei un momento emozionante, mi permetto di dirti, me lo sono conservato perché molti hanno sofferto di tutto quello che è accaduto nel 2020, molti hanno perso i loro cari, ma se i loro cari sono cari a tutti, allora la perdita diventa veramente incolmabile e avrei giusto... qualche secondo da dare alla regia. Yeah.
sulla sua somiglianza fisica, ma soprattutto di carattere e sul fatto che ci sia un altro Diego Armando Maradona, e noi ce lo teniamo caro, ed è il figlio del compianto Diego. Voglio un grande applauso per il mio amico Diego Armando Maradona Junior. Buonasera Diego. Ciao Diego. Ciao Luca, buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Mary. Diego, io sono contentissimo di poter finalmente condividere un'esperienza radiofonica con te, anche se il primo abbraccio che ci siamo dati fisicamente era un abbraccio con un po' di malinconia, perché tu, più di tutti quanti noi napoletani che abbiamo amato il tuo grande papà, lo hai amato, hai vissuto con lui, credo, tra le emozioni più forti della vita, un ricongiungimento dopo una turbolenta avventura iniziale, e finalmente poi hai condiviso con lui, credo, molti degli anni preziosi della sua incredibile vita. Allora io vorrei, innanzitutto mi sembra doveroso, nel ricordo di papà, un ricordo e un augurio da parte di suo figlio Diego, e poi gli auguri di Diego Maradona Junior, l'uomo, il papà, e il giornalista e il calciatore. No, il giornalista no, mi mette in difficoltà. Il conduttore, dai, il conduttore. Guarda, sicuramente è stato un anno complicato, è stato un anno difficile dove io nell'ultimo mese e mezzo, tra Covid, ricovero, polmonite, roba varia, e la perdita di papà è stato veramente da cancellare. Io cerco sempre di tenere nel cuore i bei momenti che ho passato con papà, perché sono stati belli, siamo stati felici, nonostante tutto quello che ci hanno negato negli anni precedenti. Purtroppo Dio l'ha chiamato, e purtroppo è andata così. È stato un anno difficile, ti ripeto, un anno brutto per me. Posso chiederti veramente una cosa, dove ho perso una parte di me, perché poi la gente dimentica che, almeno non la gente, qualcuno dimentica che io ho perso un idolo, l'idolo della mia squadra, la squadra della mia città, la squadra che amo, e ho perso un padre che avevo rincorso per tanti anni. Però io sono fiducioso che il prossimo anno sia un anno migliore, e spero che quello che ci ha tolto il 2020 ce lo ridia con gli interessi del 2021. Diego, io però, proprio perché il momento è topico e malinconico, vorrei lasciarti alla tua splendida famiglia, perché tu hai due figli e una moglie bellissimi, e volevo che tu, con un sorriso, anche se vuoi accennato, ci regalassi il ricordo più bello che hai con papà. Cosa ricordi nell'intimità con papà? Mi senti, Diego? Non c'è. Diego, mi senti ora? Diego, mi senti? Mi senti, Diego? Mi senti, Diego? Abbiamo non mi sento con Diego. Più, Lu. Diego, ci sei? Diego, proviamo a entrare e uscire velocemente. Vittorio, fammi uscire un attimo, Diego. Proviamo a rientrare, Diego, nel frattempo che proviamo a farti rientrare. Scrivete a Diego Maradona, Raffaele, per favore, di farlo rientrare. Nel frattempo, su questo ricordo bellissimo che tengo in sospeso, sperando di poterlo concludere, vorrei, se sei bello, d'accordo, far entrare un sindaco a me caro, perché il sindaco della città che mi ha adottato. Io da napoletano sono diventato nolano, e vorrei accogliere con un applauso il sindaco di Nola, e cioè Gaetano Minieri. Prego Diego Maradona di restare ancora in linea per i saluti finali. Nel frattempo Gaetano, buonasera. Gaetano Minieri, sindaco di Nola, buonasera. Ciao, a te. Buonasera. Sindaco, è importante per noi, e soprattutto per te che hai vissuto, eri neoeletto, ma sei stato sul palco con noi per una delle straordinarie kermesse. E vorrei il tuo pensiero da padrone di casa di questa piazza che ci ha sempre ospitati per questa iniziativa. Adesso che ti trovi anche tu con la tecnologia connesso in streaming, vorrei gli auguri per la cittadinanza nolana e un pensiero sul gruppo Expert. Sono stato sul palco una sola volta, perché sono stato eletto a giugno, ho fatto solamente una partecipazione. Io volevo ringraziare il gruppo Expert, la famiglia Tufano, in particolare il mio amico Carlo,
che anche in questo momento triste, ma scusami, difficile. Ti devo correggere, ma è parente, non è Tufano, scusami se mi permetti. È parente, io lo chiamo sono sempre errori, Carlo, perché... errori che non dobbiamo fare, scusami sindaco, perdonami. No, è questo, che io lo chiamo sempre Carlo, siamo troppo amici. È vero. Quindi voglio dire, Carlo è un mio amico da tanti anni e volevo ringraziare Carlo personalmente, che anche in questo momento di difficoltà lui ha cercato non la visibilità commerciale, ma ha dimostrato la vicinanza alla nostra comunità, non facendo mancare neanche in quest'anno difficile il suo apporto. Ha montato un parco illuminato che non rendeva dalle fotografie che ho visto prima, è bellissimo e dà lustro alla nostra piazza. Per cui Carlo, veramente ti ringrazio per quanto tu fai per la città. Ha anche pubblicato un giornale, un calendario per la festa del Gigli. Questo è un momento difficile e quell'applauso va a Carlo per la vicinanza veramente alla nostra comunità, che noi ospitiamo te, Luca, sul nostro territorio, ma Carlo è un'eccellenza del nostro territorio. Abbiamo l'onore di ospitare Carlo sul nostro territorio. Carlo e il gruppo Parenti. Questo è un momento difficile, è un momento in cui i giovani possono capire da questa difficoltà qual è il reale valore della vita, per cui il mio invito ai giovani che in questi momenti difficili spesso esagerano a capire qual è veramente il valore della vita. E diceva Rita Levi Montalcini, non temete i momenti difficili, perché da questi momenti che viene il meglio, per cui questo deve essere un momento di crescita per tutti quanti noi. Un applauso al sindaco di Nola, il mio amico Gaetano Milese. Anche se io e te ci siamo conosciuti in momenti sempre festosi, non in un ruolo istituzionale, Luca, siamo da quel momento sempre... siamo insieme per fare belle cose, anche grazie all'amico parente. Grazie Gaetano e grazie a nome di tutta Nola, grazie. Sindaco. Ciao, grazie a voi. Grazie al sindaco di Nola. Io direi, Luca, di tornare su Diego. Sì, torniamo su Diego perché c'era un pensiero che abbiamo lasciato sospeso. Prego la regia di darmi Diego Maradona. Diego, c'era un pensiero che non... Credo che la mia domanda non ti sia giunta in tempo, ma te la devo rifare. No. Vai. Abbiamo forse meglio stemperato un momento molto di grande commozione e io ti chiedevo... visto che tutti o quasi abbiamo avuto la fortuna di avere prima o poi un padre col quale condividere tante cose, con un sorriso accennato, qual è il ricordo più bello che hai di dell'intimità con papà? Ci sono state tante cose, no? Per me il sogno più grande che ho avuto era quello di vedere una partita del Napoli con papà, no? Ho visto tanti Napoli Juve per esempio con papà. Ho fatto varie partite di calcetto con papà, e questi sono i ricordi che porto nel cuore, no? Perché non tutti hanno avuto la fortuna di giocare al fianco del più grande del mondo. Io lo posso dire che ho avuto la fortuna di giocare insieme a lui. Bene. Diego, noi ti ringraziamo per il tuo tempo, ti auguriamo grazie veramente a voi un ottimo 2021. Grazie. A riprenderci anche a te da tutte le sofferenze arrecate e tanti auguri da parte di Expert. Grazie a Diego Armando Maradona Junior. Grazie a tutti ragazzi, grazie a tutti ragazzi, mi raccomando, stasera sparate poco, è stato un anno difficile e onoriamo chi è andato via per questo maledetto Covid, e mettete la mascherina, perché se questa mascherina vi dà fastidio, fatevi un giro al Cotugno e mettetevi la mascherina che ho avuto io 10 giorni. E tu ci sei stato, vero? Un applauso a Diego Maradona. Grazie Diego. Ciao, grazie. Ciao. Tanti auguri. Fammi dare una carrellata a chi abbiamo. Abbiamo Nello, il direttore di Expert Parente, che finalmente è riuscito finalmente a riunire tutti. Nello! Che gruppone di fuoco! Che gruppone! Va bene, riusciamo a sentirvi poco perché siete tanti, però Nello, voglio il tuo augurio adesso che ce li hai tutti lì vicino. Adesso riusciamo a ottimizzare il territorio. Ma soprattutto ci tengo a ringraziare la Rosa che Andrea che ci ha sostenuto negli anni e che è stata vicino a noi, ovviamente in questo periodo di Covid che ci ha sostenuto. E altro che dire, con la speranza che non abbiamo mai deluso nessuno. E
per il resto buon anno a tutti quanti e un augurio felice di questo nuovo 2021. Vogliamo l'applauso. Ciao, grazie. Consentimi di dire, è un gruppo da stadio. Sì, allora noi avremo da recuperare anche altri direttori expert che vedo collegati. Giusto, abbiamo Gianfranco? Sì, Gianfranco. Gianfranco, buonasera. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ecco, vedi quante donne buonasera. Che ci sono qui. E c'è le cotoniere, ci sono le donne. Gianfranco, voi che siete a Salerno, vogliamo gli auguri da parte tua per tutta la clientela di Expert Salerno. Tantissimi auguri a tutti i nostri clienti di Salerno. Tutti. Buona fine e buon inizio. Grazie Gianfranco, un bacio a voi. Ciao ragazzi, auguri. Allora, grazie, io farei una cosa, mentre la regia mi dà un po' di bella bionda perché tra un po' facciamo entrare anche i due youtuber. È arrivato. Prego la regia di Raffaele di provare a contattare il nostro prossimo super ospite, oltre voi che siete sempre super ospiti. Proviamoci, nel frattempo regia, grazie, un po' di bella bionda, ci ascoltiamo una canzoncina e torniamo tra pochissimo anche per un breve break pubblicitario per CRC. Consentimi, questa la dedico al direttore Petraroli. Ma non si fa! Vai. Bella bionda, parla con te, chi. Ti offendi se ti offriamo da bere? Capo e bomba, we magren. Stasera ne cosa, sto troppo nervosa. Prendi uno con champagne e prepara vasche bagni. Basta, chi. Stamma a tre, io ti porterò in un bungalow a casa patugure. Mai ne manca passaccio che io ti trovo a vena al fangugo. Io ti porterò un bel rococò a mutate le luna. Un lezzo di stella di chi su sua mia lana farà nella masca balliamo, sopra il letto salatiamo. Mietta a posto stimana. Bella biomonda, sei una bomba. Voglio state esagerando, ma è troppo. Viene ringendo bagni e chiamati i tuoi compagni. Ma grega che, nera ma grega che. Io ti porterò in un bungalow a casa fatto correghe. Ma ne manca la tazza che gli altri 3 anni a te venne a fangu. Io ti porterò un bel rococò a buttate le luna. Pure se senti stella si ti su sa mia lana farò da una. Nella vacanza balliamo, sopra il letto salatiamo. Mietta a posto stimana, non c'è sfondo con me che. Ci arretriamo di tre che. Sì, bella musica. È vero e ne sono orgoglioso anche perché poi loro sono di casa e sono in squadra come in questo video divertentissimo e vorrei far entrare in diretta anche loro con un grande applauso quando sono le 16.42, tra un po' do la linea giuro anche a CRC per una breve interruzione, ma vorrei Carmine Migliaccio e Raffaello Pazzo, un applauso a loro, buonasera. Buonasera ragazzi, non vi sentiamo, attenzione. A me mi forse senti? Sì, a Carmine non lo sentiamo. Un po' di base, se possibile regia. Vediamo un pochettino Carmine se riusciamo. Attenzione perché Carmine è bravo. Ok, abbiamo fatto. Ecco qua, posto. Buonasera agli youtuber più richiesti della campagna, Carmine Migliaccio e Raffaello Paz. Tutto a posto ragazzi? Sì, grazie ovviamente Carmine anche a voi per il vostro intervento. Io, Carmine e Raffaele,
il web che è cambiato, che si è evoluto, che è sempre più affollato. Un vostro pensiero prima di fare gli auguri al gruppo Expert, ai gruppi Expert, li voglio ricordare: Expert Mallardo, New Electronics, Parente e Somma, che come sapete hanno ospitato anche voi nelle varie manifestazioni. Però mi piacerebbe un vostro pensiero veloce. Dico la mia brevemente, io che sono uno di quelli che è stato più anni sul web, è cambiato, ma la nostra fortuna è quella di saper stare sempre al passo con i tempi, quindi anche se c'è tanto affollamento sul web, noi ci siamo sempre e continueremo ad esserci. Fortunatamente grazie, c'è stato affollamento almeno in coppa web, almeno in coppa web affollamento. Un applauso anche a Carmine, bravo. Siete pronti per vivere un anno che ci farà riprendere da tutto e tutti? Ma si spera, ma si spera. Amen, amen per questa cosa. Grazie, 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 grazie di cuore. Ragazzi, fate gli auguri al gruppo Expert, nostri partner e amici. Tantissimi auguri. A tutti, ragazzi, tutti i gruppi Expert, tutta Nola, a tutti quanti. Gli auguri e un bacio. Buon fine e buon inizio. Ciao Carmine, ciao Raffaele. Allora, Mary, scusami, ma io devo dare velocemente la linea, giusto 30 secondi, sì, a Radio CRC Targato Italia, e poi c'è un ospite in videochiamata, poi do il telefono. Che purtroppo non riesce a collegarsi, però risolviamo con la videochiamata. Risolveremo subito, te lo faccio interrogare, perché io mi avvicinerò proprio allo schermo per inquadrare il nostro ospite. Ci proviamo, ok? Nel frattempo, linea CRC, giusto un attimo. Quest'anno ci ha sorpresi, ha cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di lavorare. Siamo al vostro fianco con il sostegno a famiglie, lavoratori dipendenti, liberi professionisti e imprese, per rispondere alla sfida della digitalizzazione, dell'innovazione e dello smart working. Ci siamo messi in gioco insieme e siamo pronti a ripartire. Costruiamo un'Italia nuova per le generazioni di oggi e di domani. Un aiuto per partire di nuovo tutti. È un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco, siamo tornati in diretta. La gente non lo vede ancora. Non lo vede ancora, ma però noi lo vediamo. Noi lo vediamo e lo salutiamo. Quindi siamo in diretta, però noi siamo in diretta dal mio telefonino. E gli amici, caro amico ospite, ci stanno guardando me che guardo te dal mio telefonino. Ti sembra giusto? Amico ospite... Io mi permetto di pure amici di naso in questo caso, io e Biagino abbiamo un bellissimo... Hai spelato di nuovo! Allora, aspetta perché io mi devo avvicinare alla camera, aspetta, mi avvicino alla camera e ti avvicino il microfono perché tanto ti deve intervistare per forza Mary. Un grande applauso a Biagio Izzo! E grazie, vi voglio bene! Biagio, come stai? Sentite? Come stai? Tagliavo! No! Da buon napoletano vogliamo sapere cosa farà questa sera, che mangerà stasera. Ecco Biagio, ovviamente c'è qualche difficoltà col collegamento, ma come vedi la potenza del web ci lascia ottimizzare. Ti chiede la buona napoletana come te, Mary Esposito, cosa mangerai questa sera? Vabbè, le solite cose, io mangerò pesce, sì, pinguino all'astice, un po' di frutti di mare e poi festeggiamo, aspettiamo sta benedetta mezzanotte che ad arrivare se ne addaie e non ne voglio giusto anche parlare. Anche perché hai detto che è più nera della mezzanotte, non vale più Biagio. No, no, assolutamente no, assolutamente no. Io voglio fare una premessa, voglio dire, prima di fare gli auguri, caro Luca, sì, voglio dire al 2021 che sta per arrivare, caro 2021, fatti chiari, amicizia lungo, come si dice, se tu veni la stessa cava e come pure mille vini. No, 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 ragazzi, non ci credo, lo richiamiamo in sul diretta. Sul più bello, l'abbiamo perso sul più bello. Aspetta perché non possiamo andarcene così, ci proviamo in diretta. Abbassa il cellulare, ok. Viaggio, sulla battuta finale te n'eri andato, ma non potevo lasciarti così. No, no, stavo dicendo, se vuoi, caro 2021, si viene che la stessa capro riviene e vinto da presenta prove, ti aspetto una mazza a mano. Hanno avvisato, hanno salvato, si dice. Quindi vieni, vieni a capo a posto, poi ci puoi di lavoro, istituisci il lavoro a chi l'ha perso, fa che i negozi possono riprendere a lavorare, facci tornare a vivere, se no un primo. Biagio, tu sei eccezionale, riesci con ironia a dire ovviamente qualcosa di veritiero e di vero, così come è vero che noi vogliamo vederti, visto che tu rappresenti come dire, l'orgoglio della comicità napoletana che si espande su tutto il resto del territorio. È un busce, un esagerato. E a proposito, ti posso fare una domanda? Ma quando è che ti porti a Mary Esposito in uno dei tuoi spettacoli? Ecco, diglielo, diglielo! Ma io la cerco ma non la trovo, lei si fa trovare, è sempre impegnata.
Sei bugiardo, ti aspetta Mary. Viaggio. Naso. Viaggio, un augurio a tutti gli amici expert e a te che sei spesso loro ospite nei nostri spettacoli. Assolutamente, a tutti gli amici expert un bacio forte, un buon anno e senza retorica. Speriamo che sia un anno di a tutti quanti. Viaggio, ti vogliamo bene, grazie e tanti auguri a te e la tua splendida famiglia. Grazie a te Luca, grazie per tutto quello che fai, sei un grande. Grazie Viaggio, grazie. Grazie mille. Grazie. Allora, aspetta perché io mo voglio dire agli amici expert. Ecco, sì, grazie a Pia che mi porta il telefono in tempo reale. Raffaele, aspetta che ti tolgo la vibrazione. Scusate ragazzi, ma come vedete noi stiamo facendo veramente degli sforzi incredibili. È tutto reale, Luca, è tutto Abbiamo anche reale. Sforato un poco perché vedo già il prossimo ospite nell'attesa che chiamiamo un'istituzione della musica. Vorrei far subito entrare in diretta un amico di Melarido, un grande artista. Ha collaborato con grandi artisti, ha fatto film nazionali, rappresenta anche lui la comicità in Italia, orgoglio napoletano. È lo piccolo, posso presentare? Lo devi presentare, voglio solo dire che per gli altri è piccolo, per me è Kurt. Come è Kurt? È grosso, è piccolino ma è grosso. Signore e signori, grazie! Lello Musella! Buonasera, un applauso per Lello Musella, ciao Lello! Lello, sei in diretta, sei bellissimo! Lello! Lello! Ci sta prendendo in giro! Lello, ma ci stai prendendo in giro perché ti vediamo che ti mangi le unghie, no? Togliamo un attimo Lello che sennò si mangia tutta la mano. Lello! Meno male che già mi sei detto donato, Luca! Diamo da Gianni Marino che sta ridendo perché sta vedendo Lello che sorride. Gianni! Lello è tempo peggio! Ragazzi, io sto qua vicino alla chiesa per pregarsi bene Lello. Lello, ci sei? Lello, ti Lello, fatti questa grazia. Lello. Lello, Aiù, parla. Lello, Lello ti stiamo chiamando. Aiù, Lello, ultimamente sta venendo nero. Pregherei la regia B, ovvero Raffaele, se mi sente, di poter chiamare, oltre che Peppino, di poter chiamare anche Lello, un attimo Lello, di scrivergli che stiamo provando a metterlo in diretta. Ragazzi, se Raffaele ti finge banca come questa cosa, i soldi che le risponde? Assolutamente. Gianni, sì. Ma facci vedere un po' dove stai in questo momento. Allora, ragazzi, io da poco, tra l'altro, sono tornato da expert qui a Nola, sono andato a fare poche shopping, sono andato nel settore televisori, settore cellulare, sì. E mo sono nel settore per tornare a casa che si è rotta la macchina. Saluto expert. Ma ragazzi, stiamo qui fuori alla chiesa. Guardate qua, tra l'altro, è una chiesa, questo è il grande Duomo di Nola, non bestemmiare. No, sta scritto Chiesa del Gesù, giuro. Fammi vedere, non sei al Duomo, scusami, sbagliato. Io sono un pezzo Duomo, ma il Duomo sta di là, Luca. Sto qua fuori alla chiesa, devo dire la verità, qui Nolani molto socievoli, prima si è avvicinato uno e mi ha detto buon lockdown, grazie pure a te famiglia. Tra l'altro Leo, il fidanzato di Mary, sta andando fortissimo, guarda come sta in Germania malamente, stiamo facendo un po' di strage qui in piazza, oggi oramai non stiamo capendo niente più, prima addirittura si è avvicinato una nolana, mi ha detto mi sento tutta bollente, cosa vuoi che faccia, ci te batta a fuori tampone, sti tempo. No, ma dai Gianni. Comunque bene, ragazzi, Gianni, noi vogliamo ancora, visto che ti vediamo, come il capo vecchio scuro, però vedi Gianni che c'ha la luce. Non riesco a capire perché questo, quasi è fatto c'è buio. Il telefono puno. Guarda, il telefono in euro. Il telefono era in euro. Gianni, a dopo, grazie. Ciao, Gianni. Vai vicino ad un'altra celeberrima chiesa, così magari ce ne fai vedere io un'altra. Io direi, Luca, mentre ripristiniamo la connessione con il nostro Lello Musella, che ne dici di salutare altri direttori expert? Assolutamente sì, perché li vedo già connessi. Io comincerei con Marco del gruppo Somma. Vai, andiamo da Marco che prima non riusciva ad essere dietro. Marco, buonasera. Buonasera. Ciao Luca, ragazzi. Ciao Mary. Come va dalle vostre parti? Dove siete innanzitutto? Noi ci troviamo a Castellammare di Stabia, expert Somma. Perfetto. Ok, allora un applauso a tutti i tuoi dipendenti, tutti i tuoi collaboratori e ovviamente al vostro assolutamente gruppo. Fai tu gli auguri alla tua clientela. Assolutamente sì, mi associo con i tuoi auguri, faccio gli auguri ai nostri clienti, soprattutto a tutto il nostro staff, sempre completo e a disposizione di tutti i nostri clienti. Bene, bene. Grazie Marco. Ciao e grazie. Ragazzi, buon anno. Salutate tutti insieme. Augurissimi.
Augurissimi. Ciao ragazzi, auguri a tutti voi. Grazie. Continuiamo con Nunzio del gruppo. Attenzione, perché prima di far entrare Nunzio mi scrive Raffaele che forse riusciamo un attimo ad avere Peppino, che però se non entra... Dobbiamo fare entrare prima gli amici di Expert. Vai con i direttori, quindi vai, Nunzio. Nunzio, buonasera. Ciao. Buonasera, ciao ragazzi. Ciao. Nunzio, siamo anche da parte tua. Siamo Expert parente Salerno. Facciamo un ringraziamento a tutti i nostri clienti di Salerno e provincia che ci hanno sostenuto nell'ultimo anno e gli auguriamo un 2021 magnifico, ma soprattutto pieno di salute per tutti. Un applauso, bravo, anche a voi, bravo, grazie, bravo. Nunzio. Ciao ragazzi. Anche Michele del gruppo Mallardo di Santa Anastasia. Ciao ragazzi. Ciao, guarda come sono attrezzati col microfono. Sì, falli salutare. Nel frattempo prego la regia di eliminare chi non è ancora uscito e non ci serve, perché se no non abbiamo più spazio. Buonasera Michele, anche da parte vostra gli auguri a tutta Santa Anastasia dal gruppo Expert Mallardo. Grazie. Ciao. Volevamo ringraziare tutta la nostra clientela che da anni viene qui da noi sapendo di trovare una grandissima famiglia. Grazie, bello, Michele, bello, un applauso a voi. Ma continuiamo, Luca, continuiamo con un altro gruppo Mallardo. Facciamo entrare Michele. Michele. Ciao a tutti. Ciao Michele, vedo che sei a casa. Sì, oggi per via del sistema non siamo aperti al pubblico. Vorrei comunque non esimermi da fare gli auguri a tutti i nostri clienti un sereno e felice anno nuovo 2021, con la speranza di poter vedere i loro sorrisi tra non molto. Di cuore, un buon anno a tutti. Grazie Michele, ciao. Grazie Expert Mallardo Trigiano, salutiamo anche, wow, Michele, abbiamo ancora qualcuno velocemente. Ma continuiamo con Paolo, ciao regia. Paolo del gruppo parente. Attenzione, Paolo, Paoletto, ciao, gruppo New Electronics, ciao, grazie. Ragazzi. Ciao a tutti da fuori grotta. Ma questi giocano in casa, sempre vicino casa tua, è no? Vero, un pochino il tuo quartiere, fuori grotta. È verissimo, è verissimo. Vediamo, Paoletto, vuoi fare gli auguri a tutta Fuorigrotta, la clientela di Fuorigrotta? Ciao a tutti, buon anno da Fuorigrotta! No, vabbè, ma io ci vado solo perché sono così allegri questi qua, io ci vado solo per questo, Luca. Ci dobbiamo andare, grazie amici. Ciao ragazzi, e continuiamo. Aspetta con... un attimo, avevamo Lello che non vedo più, giusto? Ok, proviamo a farlo rientrare nel frattempo, facciamo salutare ancora dei Maria Grazia, facciamo entrare Maria Grazia del gruppo Somma. Buonasera. Ciao. Ciao. Come sono natalizi loro. È vero, eh? Ciao ragazzi. Maria Grazia, dove siete? A Salerno, la fabbrica. Salerno, la fabbrica. Un grazie Vogliamo infinite. Fare gli auguri. Sì, un grazie infinite a tutti i clienti che hanno continuato ad avere fiducia in noi. E soprattutto un grazie ai nostri esperti che sono stati in prima linea sempre e comunque. Quindi un buon bene. 2021 a tutti. Che bello, grazie. Speriamo bene. Grazie Maria Grazia. Facciamo uscire Maria Grazia e voglio subito liberare anche Lello Musella. Nel frattempo prego la regia di provare a chiamare Peppino che non riusciamo a beccare. Datemi notizie, sennò proviamo a fargli una videochiamata. Lello, dimmi che ci vedi e che ci senti. Noi ti vediamo. Accendi una luce, ciao Lello! Lello! C'è qualche problema, che se ne stai andando? Sono qua! Lello, sei in diretta, Lello, salutaci! Allora, io vi sento cioè a momenti, vi sento piano piano, cioè... Adesso senti? Ti sentiamo bene, sì, adesso ti sentiamo bene, Lello. Dove stai? Ma sì, dono. Te sentim, ma dove stai in Boscan? Io vedo che stai vedi? In un cunicolo buio. Ma tu mi senti? Sì, ma vogliamo sapere dove stai andando. Ciao! Ti sentiamo bene, Lello? Ma io ti sto salutando, Andreo! Sì, ma noi ti sentiamo, siccome ti blocchi, almeno la voce la sentiamo bene. Fai gli auguri a tutti gli amici di Expert.
Lello, grazie. Dobbiamo salutare Lello Musella, anche perché ci ha raggiunto un'altra ospite graditissima. Grandissima, anche la... io da piccola la imitavo tantissimo. Ma guardate che bella donna, io la vedo già collegata, lei ci vede e ci sente. È simpatica, è irriverente. Aspetta, non sei ancora in diretta, per adesso tu senti noi, cara amica RP, tra un po' ti mettiamo in diretta, ma lascio alla donna, alle donne... quello che deve essere secondo me una presentazione che solo una donna può presentare bene, una donna se ha veramente stima di lei. È bella, è intelligente, ha una sottile ironia che non cade mai nel volgare, però riesce sempre a farti sorridere. Poi voglio dire, dai, è rimasta nella storia. Umast mia, signore e signori, qui con noi Rosalia Porcaro. Un applauso a Rosalia Porcaro. Sei bellissima, come stai? Grazie, ma quanti complimenti, è brava, è ironica, però dovete dire, ma non c'è vera, perché non vedi niente. Senti, Rosalia, io veramente, sai che dal periodo in cui abbiamo fatto una piccola cosina insieme, poi se ci fai caso è finito tutto cose, è chiuso tutto cose. Quindi io non siamo so stati noi, insieme. No, speriamo che non ci sia stato noi, o se non altro lavoriamo bene ma separati, perché se andate a succedere su Fog. Hai ragione, pare? È vero. E chi lavori più, per carità. È vero. Senti, Rosalia, tu sei una donna bellissima, un'attrice straordinaria, soprattutto perché quando una donna riesce a fare la comicità, e lei ne sa qualcosa, perché lei è veramente... una donna. Lei mi fa impazzire, lei sai, anche a tratti, ma soprattutto sei una bravissima mamma, e vogliamo sapere anche da te come farai, come hai fatto a far conciliare tutti questi momenti tra video lezioni, tra tutte queste cose, ma un po' così, vogliamo sapere un po', dai. Ma guarda, è una cosa complicatissima, le energie che si sprecano per organizzare il lavoro e l'essere genitori è molto di più che il lavoro stesso. Il lavoro è una passeggiata. Pensa che io quando ancora si potevano fare le serate in macchina mi addormento, perché il ma questo è prima o dopo la serata? Basta che non è durante. Allora, tesoro, prima e dopo. Solo durante, sto sveglio. Io vedo un altro ospite che tra un po' faccio entrare così, magari che sta sorridendo perché sta ascoltando. Vorrei sapere, chissà se lui, il mio amico con la, che inizia con la S, non so se lo vedi, Rosalia, sotto lo schermo lì, tu forse non lo vedi. Però ti ho detto che non è che vede tantissimo. No, ma non c'è proprio. Mamma non vede niente, hai ragione, perdonami, Rosalia. Però io vorrei innanzitutto, sai cosa faccio? Lo faccio entrare così ti salutiamo insieme, sì, perché okay. Per me è un grande onore, anzi, visto che sei tu che stai presentando le persone... Vado io. Vai, ma è un altro grandissimo, papà mi faceva capatante, mi ricordo che ero piccolina, tu sai, ho sempre avuto l'amore e la passione per il teatro, per i napoletani tutti, e papà faceva, no, non esiste, ma già avrò dischette, Simone Schettino! Oh, dischette, Simone Schettino! Simone, buonasera! Si vede bene, ciao Rosalia, come va? Io non Rosalia, sentito. Non devi fare niente, devi solo parlare e rispondere. Ti ha chiesto Simone come stai. Bene, Simone, tu come stai? Tutto a po', ma non ci vedi o non ci sirve? Siamo a posto. Senti, Rosalia, io non ti voglio sottrarre troppo al tuo tempo di donna e di mamma, mi tengo Simone 2 minuti con me. Prima però, insieme a Mary, volevamo i tuoi auguri da parte anche, ovviamente, anche per il gruppo Expert, della quale anche tu sei stata ospite di una scorsa kermesse, quindi volevamo i tuoi saluti. Sì, sì, va bene, ok, grazie Luca, grazie tanti auguri a voi, a Simone, un bacio grande, Simone. Auguri. Ciao Rosa, sempre in gamba. E grazie. Tanti auguri a Rosalia. Io la adoro, perché vado sempre di qui in giro. Auguri, grazie, a Ros. Tutti grazie. I telespettatori. A tutti gli expert. Ciao, a presto. Grazie Rosalia. Allora, Simoncino,
Io sono contento perché sembra assurdo, ma io e te ci vediamo sempre meno. In questo periodo siamo giustificati perché non abbiamo visto nessuno, quindi è diverso. Però quando ti volevo vedo, sapere, io sono si vede bene, si sente bene. Si vede e si sente benissimo. Oh, chi sono abituato ancora alla cabina telefonica. Pensavo che la diretta la facevamo da là. Non a caso ti hanno visto già al palazzo prima, se mi sbaglio vicino alla cornetta. Bravo. Solo che non ci ho seguito sulla cornetta. Simone, senti, ma un ricordo contemporaneo, perché comunque ridendo e scherzando 20 anni sono passati, ma te ne ricordi i primi telefonini, quelli per le videochiamate, che erano rosso con mano citofono? Ma cioè, quando scendevi c'è un evaro 8 tutto al primo. Sei numero uno, sei. Quell'antenna te la ricordi? È come, è da tante. Ma che meraviglia. Infatti poi fecero il telefono, quello con l'antenna integrata, ma teneva solo un problema, non pigliava a nessuna parte. Bravo. Quindi comunque stava accattando e non ce la metto vicino. È vero. Gente che aveva telefonini pigliava delle Monte Carlo. Sei numero uno. Simo, allora, io vedo tra le altre cose un tuo esimio collega ed amico, anche perché giocate per la stessa squadra, tra un po', visto che mi piace questa staffetta, io lo ti farei piace? Entrare, anche se siamo un po' in anticipo. Però prima voglio chiedere a Simone, visto che credo di non sbagliare a dire che il palco sul quale ti esprimi meglio è quello del teatro, dove fai numeri incredibili e ovviamente dove puoi avere l'attenzione che tu ami del pubblico, perché io lo voglio dire, voglio, quando si esibisce Simone Schettin o non vola una mosca o sono mazzata o Simone si incazza, io saccio pure, è vero? No, non ti preoccupare, porto un DDC appresso, la mosca. Sei un bastardo, sei. Simo, quando ti vediamo in teatro? Luca, quando vedremo tutti gli altri, non è solo una questione di Simone Schettino, noi tutti ci auguriamo, ma io me lo auguro anche da spettatore, sì. Oltre che stare sul palco, io voglio stare pure in platea, a godermi i colleghi, perché no? E qualsiasi forma di spettacolo. È vero, c'hai ragione, lo spettacolo è bello sia dal palco che giù dal palco, dalla platea. È vero Simone, noi ovviamente ti aspettiamo anche in TV. E ovviamente Simone, colgo l'occasione perché anche tu sei stato ospite di questa kermesse che stiamo provando a ricreare con i potenti mezzi della tecnologia, che è il gruppo Expert. Tu sai, mi permetto di dire che in particolare il signor Carlo Parente, che è un tuo grande estimatore, ti chiama per tutto il fest, un po' come fa anche con altri che sono stati nostri ospiti. Lo voglio dire perché la tua bravura è una bravura che riesce a prendere un pubblico di tutte le fasce d'età, per chi ti ha conosciuto da giovanissimo e per chi ancora oggi apprezza la tua comicità intelligente, lasciamelo dire. Io intanto lo saluto voi e soprattutto mi auguro che questo 2021 possa tornare quella libertà che fino all'anno scorso ci sembrava una cosa scontata, invece ci è mancata molto quest'anno. Quanto è importante quella libertà e perché no, anche di trovarci in mezzo a migliaia di persone come ci è capitato. Che bello. Simone, grazie dei tuoi splendidi auguri. Ovviamente noi ti aspettiamo fisicamente per poter rivivere con te la bellezza dello spettacolo dal vivo e del poter sorridere, sentire il calore degli applausi. Luca, solo una cosa, se mi aspettate anche fisicamente, ad aspettare un pari mese, perché per come so adesso già mettono un po' di Simone, buon anno. Ciao, a Simone, te. Tanti grazie. Auguri. Ciao, grandi. Tanti auguri. Ti vogliamo bene. Luca, io direi, prima di far entrare un attimo a quella sì, abbiamo dei contributi, no? Sì. Della comicità. Sì. Mandiamo dei contributi e salutiamo qualche altro amico di Expert. Abbiamo Lello Piscopo innanzitutto. Sì. Aspettate un attimo. Ah, allora, scusate, siccome molte istituzioni volevano essere presenti ma ovviamente non hanno potuto farlo in maniera live, abbiamo due saluti importanti da parte di due sindaci, che sono il sindaco di Villaricca e il sindaco di Giuliano. Di Giuliano in Campania, ce li ascoltiamo insieme e tributiamo loro ovviamente un applauso nell'attesa di far entrare il prossimo ospite. Ringrazio tutti coloro che si sono resi partecipi di questa bellissima iniziativa. Ho accolto con grande piacere l'invito che mi è stato posto dal mio amico Sergio Mallardo di Expert. Colgo l'occasione per fare i più sinceri auguri di un buon 2021 ai miei concittadini, un 2021 pieno di abbracci,
quelli che sono mancati nell'anno 2020. L'amministrazione comunale sarà al fianco della sua cittadinanza, delle attività produttive, dei commercianti, e saremo il faro di questa città per far sì che il 2021 sia l'anno della rinascita della nostra città. Grazie. Buongiorno a tutti, i miei complimenti per questa importante iniziativa e ringrazio Mallardo Expert per avermi dato la possibilità di fare un augurio speciale a tutti i cittadini di Villaricca, soprattutto in questo momento difficile, il momento in cui tutti abbiamo sofferto. E quindi l'augurio che io do a tutti voi, a tutte le vostre famiglie, è quello di trascorrere un 2021 in grande serenità. E questo è quello che vi posso augurare. Allora, grazie di Giuliano in Campania e Villaricca, grazie. Grazie ovviamente a loro che ospitano questi grandi centri expert. Tra i direttori dei centri expert c'è un uomo che più che un direttore... È un attore, che cos'è? È un uomo di spettacolo, è un uomo di spettacolo, il mio amico Lello Piscopo. Lello, uomo di spettacolo. Tu che sei il Giorgio Mastrota della Campania. Che cosa bella, auguri a tutti innanzitutto, perché poi magari mi metto a parlare di una cosa importante. Auguri a tutti, vi saluto la prima cosa, perché voi dovete sapere che grazie a Dio non ci facciamo mancare niente, anche trovi tanti capigliati, ce la siamo passata bene, e quindi siamo qua con voi come expert a dare gli auguri a tutti i nostri clienti, quali ci supportano e ci supportano. Grazie Lello! Hanno fatto i miei soci, i miei amici, i miei expert, una cosa meravigliosa. Certamente noi degli expert abbiamo sempre una marcia in più, perché su fatto l'hanno fatto noi, l'ha fatto nessuno in più. Poi ci siamo apparsi di personaggi importanti come Luca e tutto l'Endurage, perché ha visto un sacco di cantanti importanti, un sacco di comici, mi sono fatto un sacco di risate, perché ridere fa bene e aiuta a tutti, signori. Questo applauso! È un anno nuovo, non ce l'ha mai ascoltato, 2021 ce l'ha mai ascoltato, 2020, perché non è stato troppo felice. Lo so, volevo domandare qualcosa, Luca. Lello, ti voglio solo dire, visto che tu sai che tutti ti abbiamo apprezzato, dopo Vanna Marchi c'è solo il nostro amico Lello Piscopo. Noi vogliamo sapere, tu sei l'esempio di come si possa fare il commercio con un sorriso, e sai che siamo tutti i tuoi estimatori. Oggi dirigi questo centro expert che si trova, se non erro, a Mergellina, giusto? Sei in zona VIP. Siamo vicino al Liceo Umberto, sì, zona Chiaia, sì. Zona Chiaia. E vogliamo sapere, insomma, come si fa a mantenere sempre il sorriso da uno che non lo fa per mestiere, ma che di conseguenza lo fa come uomo e come commerciante. Ma se hai ragione, dici, ma come fai tu? In un momento come questo, è perché fortunatamente faccio parte di quei personaggi che hanno capito che cos'è la vita. È una sola, noi ce l'hanno vivere con le migliori. Quindi un applauso, Io poco fa, forse non avete sentito, nella mia introduzione, sono diventato pure cagaglia, ho detto che in realtà noi, tu considera Luca, noi una famiglia di 14 persone, 13 persone, tutto quanto abbiamo avuto, tutti insieme il Covid, tutto quanto lì del caso, e quindi ma mica ci potremmo accettare, l'abbiamo superato. Quindi voglio dire, l'entusiasmo, la voglia di vivere, aiuto pure a star bene fisicamente, bravo, con la salute. La mente, bello, bravo. Bravissimo. E noi ti dobbiamo salutare, ma ti facciamo un grande applauso, un grande augurio per un felice 2021. L'ultima cosa volevo dire, io il mio inno è sempre alla salute, però attaccata alla salute, proprio vicino. La cosa esatta non fa male. Ciao Lello, grazie. Auguri, buon anno a tutti. Grazie Lello. Auguri. Abbiamo un contenuto di questo prossimo ospite, presentalo tu prima. Non dici un nome prima. Allora, contenuto e poi lo faccio presentare a te. Contenuto, vai, prossimo ospite. Signori. No, zitto, contenuto. Signori, nel frattempo facciamo uscire ovviamente chi è già intervenuto, così liberiamo spazio. La pace.
concentriamoci perché ci sia la pace, o se vogliono fare la guerra la facciano lontano da noi. Cioè l'America vuole fare la guerra, non ci admetteranno in mezzo. Cioè Trump lancia missili alla Siria perché aumenta il prezzo della benzina in Italia. Trump lancia missili in Afghanistan, aumenta il prezzo della benzina in Italia. Cioè è possibile che chi sei missile a rilanciare e lanciare vanno a farne sempre un culo a me? Come facciamola entrare perché l'amore, ce l'abbiamo live. Ci sono, c'è qualche coppia che si sposerà nel 2020? Ciao ragazzi, auguri. Beppe, auguri. Ma volevo sapere un attimo su fatti, insomma, mo la benzina come sta, Miss? È caduto Trump? No, ma al di là di questo, brava, non c'è più Trump, ma io stavo vedendo come stavo l'anno scorso in piazza Nola, cioè, ma io sto meglio, stai meglio un po', ma non perché sto in piazza, ma fisicamente, ma avete sentito la voce? Io mi ricordo, io credo di essere stato il paziente zero, perché a dicembre l'anno passato, dicevo, ma madre mia, ma mal di gola, io ricordo la febbre addosso, ma casiere mo non potevi a nessuna parte. Invece ero completamente qualunque, contento sempre, quindi comunque te ne passate di salare. Ma la tenevo, saluto un volo. Non ce li ho. Vicina. Non mi posso fare gesti. No ragazzi, il mio segreto è che me la faccio con i giovani, non con i vecchiacci come te, ma con i giovani come te, Esposito. Ragazzi, allora Luca si è per l'esempio di ricci che non ci arrendono. Cioè Itz è uno che mi... Cioè con tutto mossa, allora capo, voglio dire, Luca sempre che è cambiato, ha cambiato carattere, ma era appuntamento, allora mi raccomando, preciso 17:06. Ma esiste 17, dai, ma mani se non si vuole, e io alle 17:03 già stai vicino con me. Infatti ti abbiamo visto, sei entrato esattamente alle 17:03, eri già lì che... Mary, ti giuro, ma mi sono anzi... Il comune è un trappano, cioè è però un comando con la chiave 7-0-6. Sono trappani. Peppe, sta vacillando la tua connessione, prima di perderti... Peppe, ci sei? Sta vacillando un po' la tua connessione, ma prima di perderti, visto che anche tu hai uno spettacolo importante, è vero che quando è che sei in diretta? Vogliamo ricordare il tuo spettacolo? L'1-1-2021. Bene. L'1-1-2021. Peppe, i tuoi auguri per noi, i tuoi auguri per noi e per il gruppo Expert. Ragazzi, per voi il gruppo Expert non è che tenga auguri a uno meglio e a uno peggio, cioè in diretta, auguri di se, sei in diretta, oh sei in diretta, no, ma chi Peppe, non mi sape... No, ti voglio, Peppe, ti posso far salutare un grande amico? Certo. No, sai perché? Perché nel frattempo che tu ci sei, visto che abbiamo avuto dei problemi con un altro super ospite come te, Peppe Iodice, volevo un applauso perché l'unico modo per metterlo in collegamento, ma mi fa piacere anche se lui non ti vedrà, ma di poter mettere davanti alla telecamera, come ho già fatto per l'amico Biagio Izzo, un grande applauso per il maestro Peppino Di Capri. Non sente la maestro, ci senti? Maestro, ti sento male, ma ti sento. Perfetto maestro, allora innanzitutto ho i tuoi saluti da Peppe Iodice, grande rappresentante della comicità. Come grazie. Tu sai campana e ricambio e ricambia. Voglio salutare Peppe Iodice e ringraziarlo per i auguri. Peppe, perdonami, ma capirai il mio momento tecnico. Grazie, grazie, auguri a tutti, buon anno a Peppino Di Capri, il più grande di tutti. Grazie assai. Ciao Peppe Iodice, un abbraccio. Allora ciao, Peppino carissimo, siccome non so come Wait. Sono riuscito ad averti in diretta qui dal mio telefonino, ci siamo in videochiamata, tu sei stato perché ti ho chiamato io, sì, grazie mille, tu sei stato la ciliegina sulla torta dell'edizione scorsa di questa festa che oggi stiamo provando a riprodurre in streaming. Allora vorrei che tu da grande padrino facessi gli auguri a tutti gli amici per un 2021 che tutti auspichiamo che sia migliore, a tutti gli amici di Expert e a tutti gli amici che ci seguono. Allora, basta anche una minima cosa perché renda migliore il 21,
quindi insomma fate qualche piccolo sacrificio, così insomma proprio per scongiurare eventuali assalti come l'anno scorso. Io la prima cosa che sto chiedendo a tutti i miei amici, di quando mi chiedono quanti anni hai, io dico un anno, anche perché un anno non è, questo non è servito a niente, quindi ci hanno i locali, i teatri, tutti i posti in cui potevamo esibirci, e quindi l'unico posto dove, che è rimasto, una telecamera a favore. Peppe, ti vogliamo tanto bene e ovviamente ti aspettiamo dal vivo anche il prossimo anno. Grazie mille da parte di Expert e di tutti gli amici che ci seguono di Videonola, di CRC e di tutti. Ciao, grazie. Grazie a Peppino di Capri, grazie mille. Grazie Peppe, ti vogliamo bene. Ciao Peppino! Ma io l'anno scorso ho fatto anche la foto a pianoforte col maestro, sì, Peppino di Capri. Allora, io adesso ho delle direttive per te. Sì? Perché siamo agli sgoccioli, perché tra 10 minuti esatti dobbiamo dare la linea a Videonola per la messa. E salutiamo allora un attimo gli amici di Ti lascio Expert. Così io provo a rintracciare il nostro ultimo ospite, okay. Poi restiamo qui per le battute finali e io nel frattempo ti aspetto qui, anche perché hai anche il sindaco, hai vari ospiti, devi condurre tu per 5 minuti. Te ne vai, mi lasci da sola? Lascio da sola. Ma quanta fiducia mi dai il maestro Luca Sepe? Vabbè, sono una bambina prodigia. Con 2G prodigia, possiamo dire 2G. Allora salutiamo, maestro, subito gli amici di Expert di Somma. Dovremmo avere il direttore Nicola. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Salve a tutti, ciao, tanti Nicola, auguri, ciao. Auguri di buon anno, auguri. Nocera Superiore. Expert Gruppo Somma, Nocera Superiore, auguri a tutti i nostri clienti che ci hanno scelto. Ecco, a tutti i clienti che scelgono Expert. E consentitemi anche di ricordare l'importanza della tecnologia che noi proponiamo. Abbiamo qualche piccolo problemino di connessione. Ok, li abbiamo persi, magari dopo li facciamo rientrare. Nel frattempo farei entrare Savio e Rosa del gruppo Mallardo. Ciao, buonasera, ciao. Ciao ragazzi, come state? Bene, bene, siamo felicissimi di stare insieme a voi e volevamo ringraziare tutti i clienti che anche quest'anno ci hanno accompagnato in questo percorso. Sono stati in tanti, numerosi, tutti rispettosi delle normative, hanno avuto la pazienza, hanno avuto il piacere di condividere insieme a noi questo momento difficile. Vi ringraziamo. Vi ringraziamo, vi auguriamo un 2021... Ringraziamo, li auguriamo un 2021 ricco di semplicità, la cosa che manca da tantissimo tempo e che speriamo presto torni per tutti quanti noi. Un abbraccio a tutti e grazie. Ciao ragazzi, buon anno! Ciao, un bacio! Devo dire che lo staff di Expert è molto cordiale in tutti i punti vendita, però ovviamente io ad esempio in quella di Mugnano pure ci sono state, quindi posso confermare la cordialità di questi ragazzi. Andiamo avanti, dovremmo avere anche Rosario del gruppo Parente. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti, buonasera! Ciao ragazzi, ma ciao. Quanti siete? Ciao. Siamo un bel po', siamo un bel po'. Come state? Tutto bene, stanchi ma ci siamo, stanchi ma ci siamo. Pronti per questo brindisi di questo ultimo giorno, finalmente aggiungerei del 2020? È un anno, sì, sicuramente pronti per i brindisi, è un anno sicuramente da cancellare. Io vi mando un forte abbraccio. Volevamo approfittare per ringraziare tutti i nostri clienti che, nonostante la situazione, quest'anno ci hanno regalato un sorriso con gli occhi, e ringrazio la mia squadra, che sono tutti i ragazzi che vedete qui in diretta, che ci hanno dato la possibilità di essere qui oggi e di superare quest'anno. Grazie a tutti e buon 2021. Ciao ragazzi, un bacio a tutti. Eccolo, è arrivato. Allora, siamo agli sgoccioli, abbiamo ancora alcuni sindaci. Abbiamo che volevano... ancora, tra l'altro, un Expert che dovrebbe essere New Electronics, però purtroppo non c'ho il nome segnato. Allora, voglio chiedere, chiedo una cortesia agli amici di Expert, visto che abbiamo un ospite che non può trattenersi con noi, okay, tantissimo. Sono le 17:21, tra 6 minuti chiudiamo. Io sono fiero ed orgoglioso, anche perché lo vedo in compagnia del suo manager che è Enzo, e che del suo, insomma, è colui il quale, del suo santo protettore. Io ho avuto l'onore di ospitarlo su vari palchi e lo scorso anno anche al The Expert Show. Lui è attualmente, credo di aver letto, che tra i 10 rapper italiani più stimati, più forti, italiani,
Lui ha un nome semplice ed anche molto ecclesiastico, perché lui si chiama Emanuele, ma è noto al grande pubblico con il nome di Joelier. Voglio fare un grande applauso al nostro amico Joelier. Buonasera Emanuele Joelier, come stai? Grande, bravo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Joelier, allora è triste rivedersi sicuramente in video e sì, magari non dal vivo. Sì, l'anno scorso ci siamo visti sul palco, fra Nola, bellissimo. Ma sai che l'anno prossimo sei già prenotato che sarai di nuovo con noi? Sì, volentieri, speriamo che si può fare, fra. Non ti preoccupare, guarda, dall'ottimismo dei tuoi testi, tu che insomma dal nulla sei diventato quello che sei, io credo che si possa tranquillamente sperare il meglio per noi, e vorrei da parte di Emanuele Joelier l'augurio per tutti gli amici del gruppo Expert e quelli che ci seguono da Radio CRC e da tutti i canali social. Auguri a tutti raga, speriamo che questo 2020 si porta via tutto raga, e il 2021 sarà sicuramente meglio. Grazie Emanuele, veramente grazie di cuore, e ti voglio chiedere sul finale di poter salutare insieme a te anche il mio grande amico del quale ho grande stima, gli faccio un applauso, che è Chiumariello. Ciao, Enzo, saluta. Enzo, grazie per portare la realtà che nasce da Napoli in tutta Italia e in tutto il mondo, hai i tuoi grandi meriti, grazie a te, grazie a Luca e grazie alla vostra grande squadra. Ciao Luca, grazie a te, ci vediamo presto e a Nola ci vediamo l'anno prossimo. Ciao Joelier, ciao, ciao Enzo, ragazzi. Chiumariello, ciao. Ciao, ciao. Ciao Manu, grazie di cuore. Siamo veramente agli sgoccioli, ma so che abbiamo ancora le istituzioni con noi. Eh sì, dobbiamo far entrare un attimo il sindaco, se non erro, di Avellino, giusto regia? No, di Castellabate, chiedo scusa, di Castellammare. Ed è il sindaco, lo mettiamo con noi. Gaetano, eccolo qua, Gaetano Cimino. Sindaco, scusami, ti abbiamo portato, ti abbiamo portato un pochettino più a sud, insomma. Sì, sì, sì. Buonasera a te, grazie per essere con noi. Castellammare è una località importante, io dico, perdonami se ti do del secondo, ma solo perché sono nato a Napoli, il lungomare di Castellammare, subito dopo quello di Napoli, è quello che amo di più, dove venire a mangiare un gelato, dove quest'anno purtroppo non tutti l'hanno potuto fare, e vorrei quindi, caro sindaco, anche da parte tua un augurio per tutto il gruppo Expert che porta anche la realtà di Castellammare sempre più in alto, come fai e come provi a fare tu ogni giorno. Sì, hai detto bene, un lungomare stupendo, dico non secondo a nessuno, quindi addirittura lo metto. Tu lo puoi dire, tu lo puoi dire, io no. Grazie, e niente, gli auguri che posso fare a tutti quanti voi di avere forza, coraggio e soprattutto speranza in un 2021 che possa farci raggiungere a tutti quanti noi gli obiettivi mancati del 2020. Un 2020 che va via, che ci lascerà un segno indelebile, ma comunque ci lascia anche tanta energia, tanta voglia di ritrovarci, di abbracciarci, stringerci insieme. Quindi ci ha segnato, ma noi siamo bravi, sappiamo come recuperare, diciamo, gli obiettivi che abbiamo lasciato indietro. Quindi veramente sarà un 2021 ricco per tutti quanti di obiettivi da raggiungere. Intanto un 2021 pieno di salute e soprattutto di amicizie da riabbracciare e riavere tutti quanti insieme. Grazie, grazie sindaco. Auguriamo davvero di cuore. Auguri a tutta Castellammare. Grazie, grazie sindaco, a voi. Io mi inazzo a Castellammare quando si fanno fase, fanno il fest belle, non ti scordare di noi. Assolutamente no, ci vediamo. Grazie a Gaetano Cimino, sindaco di Castellammare. Mary, c'è abbiamo l'ultimo gruppo? Forse l'ultimo, expert, vediamo forse se ne l'ultimo entra qualcun altro. È questo qui, è questo qui. New Electronics, questo del qua. Corso Malta. Ciao ragazzi! Ma quanti siete? Un po' tanti. Come state? Adesso ci rivediamo anche, penso un po'. Prosperosi per questo 2021. Ci siamo. Ecco qua, ci siamo, ci siamo. Aspetta. Ci vedete e ci sentite? Assolutamente sì, forte e chiaro. Cosa volete dire a tutti benissimo, i clienti benissimo, che nonostante la situazione... Che facciamo? Mi sento malissimo, scusami.
Non preoccuparti, l'importante è che siate voi che sentite quando parli tu, cari amici del Corso Malta. Fate gli auguri a tutti i vostri clienti del Corso Malta e a tutti gli amici di questo enorme gruppo che è Expert. Ok, anche noi ci associamo, noi del punto 20 Expert di Telefonic di Corso Malta e Napoli. Auguriamo tanto ai nostri clienti in quest'anno difficile che ci manca, ecco, un lontano ricordo quest'anno, e che il 2021 porti a tutti gioia, salute e tanta tanta speranza. Ciao, auguri a tutti. Ciao, nel frattempo. Sì. Allora, scusate, ma io nel frattempo sto gestendo ancora le ultime dirette. Volevo dire a tutti gli amici direttori dei vari centri, siccome mi stanno scrivendo che molti non riescono a connettersi, io non saprei veramente come accontentarli. Vediamo se entra qualcuno. Nel frattempo abbiamo ancora Gianni Marino, volevo farlo salutare perché dobbiamo veramente staccare, tra un poco perdiamo il collegamento con Videonora. È tornato. Raffaello Pazza mi dice di dargli il collegamento. Sta con me Gianni. Siamo agli sgoccioli di questa esperienza web durata 2 ore e mezzo che lascia. Io mi permetto di dire, sono volate, Luca. Veramente. Sono volate. Luca, io onde evitare che qualcuno resta male, che non è riuscito ad entrare. Io credo che solo il direttore Luigi Liccardo. Scusami Raffaele, avvicina molto la tua bocca al microfono, grazie. Mi senti? Sì, ora sì. Ho detto, non evitare che qualcuno rimanesse male per il fatto che non è riuscito ad entrare. Se non erro, solo il direttore Luigi Leccardo di Mallardo non è riuscito a collegarsi. Allora il resto lo salutiamo? Ci sono stati tutti. Sappiamo anche di che punto si tratta, così lo salutiamo volentieri. È gruppo Mallardo, non ti so dire. Allora, direttore Luigi del gruppo Mallardo, noi abbiamo tentato in tutti i modi di farti entrare, ma non ci siamo riusciti. Forse sarà capitato anche a qualcun altro. Spero, insomma, che nessuno rimanga male, resti male, ma per noi già è stata tecnicamente una cosa incredibile. Siamo da 2 ore e 30 che aspettiamo. Grazie a quelli che non hanno potuto venire in diretta con noi. Grazie a Gianni Marino, salutiamolo con un applauso. Grazie Gianni. Grazie anche a Raffaello Paz. Grazie a voi. Allora, Mary, i tuoi saluti e poi le conclusioni. Luca, io prima di salutare tutti voglio ringraziare te perché ancora una volta ti sei messo in gioco ed hai creato qualcosa, perché la tua vittoria è proprio questa, che dove metti mano nasce sempre un fiore. Quindi per questo io chiedo alla regia di fare a te un applauso. Grazie. Ma subito dopo di farlo ai nostri amici di Expert, perché nonostante la situazione che viviamo hanno deciso comunque anche quest'anno di non fermarsi, e un applauso a CRC che come al solito sposa le tue cause. Grazie ad una meravigliosa compagna di viaggio, io 30 secondi li spendo volentieri per te. È un'attrice, un artista, un influencer, una soubrette nella quale io credo tantissimo, ti voglio sempre al mio fianco. Voglio un applauso grande per la bravissima ed unica Mary Spoon. Grazie. Detto questo, io vi do appuntamento ovviamente all'anno nuovo. Voglio ringraziare Radio CRC, voglio ringraziare tutti gli amici della Melarido, quelli che hanno potuto, quelli che non sono potuti intervenire. Grazie calorosamente al gruppo Expert e ai gruppi Expert Mallardo, Expert Parente, Expert New Electronics e gruppo Expert Somma, che vi hanno regalato questa esperienza. Non vi hanno lasciati da soli neanche per questo ultimo dell'anno, di un anno difficile, un anno particolare. Grazie di cuore, lasciatemelo dire soltanto ad un amico che si chiama Carlo. Gli do un bacio grande, grazie al Comune di Nola. Un applauso, e se lo deve fare da solo perché lui che lo controlla, ad un regista straordinario, ha più mani lui che il pulpo di Yellow Submarine, Vittorio Rendina alla regia, grazie a Mattia Anghi, ad Alessandro Belluccio da Radio CRC Targato Italia, agli editori di Radio CRC, agli amici di Videonola, di un'altra TV che ci ha abbandonato in corso d'opera, Teleclub. Che si chiamava Teleclub. Un bacio a tutti gli amici dei social, grazie a tutti gli ospiti meravigliosi che sono intervenuti. Da Luca Sepe è veramente tutto, possiamo chiudere con un applauso questa diretta. Buon 2021 a tutti da casa Expert, da The Expert Show. Ciao, ciao da Luca Sepe per Esposito, auguri a tutti.